deve essere anche un suo perché. Quindi torniamo a occuparci di questo tema della rigenerazione urbana e territoriale, e in particolare vediamo come la sperimentazione diciamo, di un modello di piano regolatore sostenibile e quindi di forme di integrazione tra urbanistica ed ecologia siano state praticate all'interno dell'esperienza del piano regolatore di Roma. Come abbiamo già detto la scorsa volta, a partire appunto dagli anni 90, la ricerca e la sperimentazione concreta dei piani locali riformisti, quando parlo di piani locali, il piano locale è un'accezione, diciamo, innovativa, cioè per sottolineare, diciamo, la differenza rispetto a un piano regolatore generale ai sensi della legge del 42, cioè li chiamiamo piani locali, anche se poi sono sempre piani regolatori, perché la legge, come vi ho detto, è sempre quella. Però il tema dell'innovazione, quindi il tema della sperimentazione, viene, diciamo, richiamato chiamando questi piani locali, e quindi non piani regolatori generali, ma di quello si tratta, ovviamente. E tant'è che c'è un mio libro, appunto del 2009, che si chiama Piano Locale E, proprio per, diciamo, sottolineare questi aspetti innovativi. Però abbiamo detto appunto che questo è un nuovo modello di piano urbanistico che tende ad ampliare le competenze, i contenuti del piano. È un modello che è prima di tutto incentrato sulla conservazione delle risorse ambientali non riproducibili, come il suolo, abbiamo detto, e su quella, appunto, sulla rigenerazione di quelle riproducibili, come l'aria e l'acqua. E diciamo quindi anche sul fatto, cioè sull'obiettivo, che sostanzialmente lo sviluppo e la trasformazione della città non eroga queste risorse. E quindi abbiamo anche visto come questa strategia di rigenerazione ecologica della città, insieme quindi alle azioni di miglioramento qualitativo delle risorse ambientali fondamentali, aria, acqua e suolo, abbia assunto direttamente, diciamo, attivata dal piano urbanistico, ha assunto un ruolo via via sempre più rilevante. Abbiamo visto che per il piano urbanistico questo comporta concretamente l'aumento della permeabilità naturale dei suoli, abbiamo visto infatti che ci sono degli indicatori appositamente utilizzati per questo, e quindi della copertura arborea e della copertura arbustive, l'aumento del verde pubblico e del verde privato, e ovviamente la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, soprattutto per quella parte dell'inquinamento atmosferico che è legato al traffico e ai carichi urbanistici eccessivi, e quindi diciamo che spinge verso la necessità di usi di sistemi appunto alternativi alla mobilità privata su gomma, come il cosiddetto sistema del ferro, linee metropolitane, ferrovie e quant'altro. Questo concetto della sostenibilità urbanistica quindi si è concretizzato sostanzialmente in tre aspetti del piano, cioè l'esclusione, come abbiamo detto, di nuove forme di espansione urbana, e quindi abbiamo già visto la rigenerazione della città esistente e anche del patrimonio edilizio esistente, e quindi attraverso azioni di recupero, di completamento e quant'altro, e laddove sia ancora necessario utilizzare, diciamo, sia necessario mettere in campo una nuova edificazione, utilizzare appunto i residui di cui abbiamo parlato anche la scorsa volta, cioè le previsioni residue della pianificazione previgente, no? I cosiddetti residui di piano. Al tempo stesso la compatibilità ecologica ambientale del sistema infrastrutturale, intendendo in questo senso sia gli aspetti della mobilità che gli aspetti delle infrastrutture tecnologiche, come vi ricorderete con la separazione delle acque bianche dalle acque nere al fine di garantire, diciamo, il funzionamento del microclima, e l'applicazione, diciamo, di questi principi di rigenerazione ambientale a tutti gli interventi di attuazione del piano, cioè questo richiama la necessità di opere di ripermeabilizzazione dei suoli, la diffusione massiccia del verde privato, l'aumento di quello pubblico, la creazione di reti ecologiche e l'applicazione di regole e indicatori per garantire la compatibilità. Ve lo ricordate, l'abbiamo già
introdotto la scorsa volta, oggi lo riprendiamo e vediamo come questo e come anche gli altri, alcuni degli altri aspetti innovativi di cui abbiamo parlato la scorsa volta sono stati concretamente messi in campo nel piano regolatore di Roma. Il piano regolatore di Roma è stato definito da Giuseppe Camposvenuti, che vi ho citato anche la scorsa volta, come diciamo un laboratorio per la riforma urbanistica, proprio perché, come ho già detto, dopo tanti anni in corsa questa riforma urbanistica che non è mai arrivata, abbiamo detto che ha preso via via, soprattutto a partire dagli anni 90, una grande importanza la sperimentazione concreta all'interno dei piani. E come questa sperimentazione concreta abbia anche dato dei contributi notevoli alle, diciamo, nuove leggi regionali. Ma come abbiamo anche detto, questo non può bastare, perché ovviamente noi abbiamo la necessità di una legge quadro di principi che ci dia la certezza del diritto e soprattutto che omogenizzi i risultati delle tante sperimentazioni, delle tante esperienze e delle leggi regionali che, come abbiamo detto, hanno, diciamo, creato un sistema molto composito a livello nazionale, creando quindi delle difficoltà e anche delle forti sperequazioni nella capacità di mettere in campo processi di sviluppo da una parte e di tutela e valorizzazione dall'altra. Allora, questo piano è stato approvato, come abbiamo già detto, nel febbraio del 2008, il 12 febbraio, e dopo oltre 40 anni di vigenza del piano del 62, quindi per 40 anni noi abbiamo avuto un piano, diciamo, che era ovviamente del tutto, diciamo, fuori asse rispetto a qualsiasi opportunità e possibilità concreta di governare il territorio. Che ne dite se la vogliamo una volta? Ci deve stare sempre i castelli. E diciamo, questo processo che è stato avviato nel 94 e che si è chiuso, diciamo, questo processo di pianificazione nel 2008 con la definitiva approvazione del piano, ha consentito di mettere a fuoco e di attuare progressivamente questa strategia urbanistica complessiva di integrazione di riequilibrio urbano e metropolitano che è, diciamo, che ha costituito il motivo ispiratore di questo processo di pianificazione di questo piano. Questo è un piano riformista, come vi ho già detto, no? Vi ho parlato la scorsa volta delle tre vie per l'urbanistica, e questo è un piano sicuramente riformista, un grande progetto collettivo che è stato votato tre volte dal Consiglio Comunale, nel 2003 per la sua adozione, nel 2006 per le controdeduzioni e nel 2008 per la definitiva approvazione. E questo piano rappresenta il luogo, diciamo, di anticipazione, di confluenza e di attualizzazione dei più significativi elementi di elaborazione disciplinare degli ultimi 20 anni. Per questo esso rappresenta non solo, diciamo, un caso emblematico perché Roma è la capitale d'Italia e perché, diciamo, è anche il più grande comune di Europa, d'Europa, ma anche perché, diciamo, ha rappresentato un esempio proprio di avanzamento disciplinare della disciplina urbanistica. Allora, questo è prima di tutto un piano delle regole pubbliche e condivise ad attuazione privata e, come vi dicevo la scorsa volta, definito una sola volta in un caso per caso, cioè non un piano della negoziazione ma un piano di regole pubbliche dove quindi l'amministrazione fa le regole e il privato le attua, ma l'amministrazione fa le regole in un modo generalizzato, congruo ed ex ante, quindi in un piano, e quindi non rinvia all'attuazione la determinazione delle regole e non rinvia al rapporto pubblico-privato la definizione delle regole. Le regole non si fanno insieme al privato, è l'amministrazione pubblica che fa le regole e il privato le attua. Chiaro? Questo è un punto fondamentale. Un piano processo, cioè in questo carattere processuale, come vi ho detto, vede nel 94 l'avvio di questo processo di pianificazione con la prima giunta Lutelli, per contestualizzarlo storicamente,
e politicamente, diciamo, noi abbiamo avuto dal 94 al 2001 una giunta e mezzo Rutelli, poi vi dico perché uno e mezzo, e poi dal 2001 al 2008 uno e mezzo Veltroni. Quindi sono i 15 anni del modello, del cosiddetto modello Roma, 15 anni di governo centrosinistra nella città, e tutte e due, sia Rutelli che Veltroni, si ritirano, diciamo, con anticipo rispetto alla fine del mandato, del secondo mandato, per raccorrere alle politiche. E tutte e due, tra l'altro. E però la cosa più grave è che nel 2008 si perde anche Roma. Per cui noi abbiamo approvato il piano regolatore nel 12 febbraio del 2008, il 13 febbraio Veltroni si è dimesso per questo motivo, e poi appunto da quel momento in poi, dopo quel momento la pioggia, perché come vi ho detto le giunte che si sono succedute tutte, senza un'eccezione, hanno destra, sinistra, quindi qui non stiamo parlando di destra o sinistra, stiamo parlando di competenze dell'amministrare, hanno, diciamo, fatto finta che non esistesse questo piano, o hanno diciamo, provato a demolirlo. Quindi comunque non lo hanno mai attuato. Però questa, diciamo, processualità del piano ci ha anche consentito di immaginare una contestualità tra programmazione e gestione. E noi abbiamo adottato questo metodo dialettico del cosiddetto planning by doing, per cui quando noi abbiamo approvato definitivamente il piano, circa il 70% delle previsioni di trasformazione del piano erano state attuate. Che cosa vuol dire questo planning by doing? Ci tengo a spiegarlo, perché appunto su questo si è fatto molto molta chiacchiera sbagliata. E planning by doing vuol dire questo: si definisce un quadro di coerenze, che è il quadro quindi delle invarianti che hanno un carattere strutturale rispetto, diciamo, al processo che si mette in campo, e, diciamo, avvicinandosi all'adozione del piano regolatore, che poi dal 94 sarebbe arrivato solamente nel 2003, quindi, diciamo, con un avvicinamento graduale al piano regolatore, si mettono in campo delle varianti parziali o dei progetti attuativi che modificano il vecchio piano, superando quindi da subito, diciamo, l'inattualità e la non compatibilità con lo status quo, e, diciamo, con la necessità del governo del territorio di una città, diciamo, profondamente diversa ovviamente rispetto a quella degli anni 60, e quindi si anticipano queste varianti, con queste varianti e con questi progetti attuativi si anticipano sostanzialmente le nuove regole, si anticipano un nuovo piano variando il vecchio, il tutto all'interno di questo quadro però di coerenze definito, cioè ciascuno di questi atti doveva essere congruo e coerente con il nuovo quadro delle coerenze che era stato definito e che era alla base del processo di piano. In particolare questo, diciamo, quadro è il cosiddetto poster plan, che non so se qui abbiamo. Il poster plan è nel 95, il Consiglio Comunale approva questo schema, appunto questo poster plan, che non è ovviamente un piano urbanistico, è uno schema che definisce sostanzialmente tre scelte strutturanti, è un disegno, è un poster plan, e definisce tre scelte strutturanti. Le tre scelte sono: un grande sistema ambientale che garantisca la sostenibilità, diciamo, del piano, vedete, proprio, diciamo, veramente una carta del 15-18, perché è del 95, pensate quanti anni sono passati, anche le modalità, diciamo, di grafiche di elaborazione. Quindi un grande sistema ambientale, dei cosiddetti parchi e dei cunei verdi che rappresentavano, diciamo, la ruota verde alla base del disegno, diciamo, del nuovo piano regolatore,
una scelta relativa alla mobilità, con particolare riferimento alla mobilità sul ferro, e quindi dall'inizio, dal 95, si comincia a parlare della cosiddetta cura del ferro, e poi la riqualificazione delle aree, diciamo, più periferiche. Infatti qui voi vedete delle ellissi e dei cerchi che sono in realtà gli ambiti dei programmi di recupero urbano, gli ambiti dei programmi di riqualificazione urbana, i primi ex articolo 11 della legge 493 del 93, gli altri ex articolo 2 della legge 179 del 92, che, diciamo, costituivano gli ambiti, appunto, da riqualificare ai sensi di queste due leggi nazionali, che nel frattempo erano appunto uscite, qui siamo nel 95, le leggi sono del 92 e del 93, e che quindi l'amministrazione comunale decide di prendere, diciamo, come un'occasione per avere dei finanziamenti, perché queste leggi sia dal Ministero che dalla Regione avevano dei finanziamenti. L'amministrazione pensa che questa sia un'occasione per avviare il processo di riqualificazione, ma, come dire, mettendo sostanzialmente sul tavolo l'importanza di questi processi. Io ho lasciato il mio cellulare dove? Me lo potete aprire, grazie. Ho messo il tuo, ma per un momento. Questi processi, appunto, di riqualificazione, perché le leggi avevano, diciamo, un approccio di deregolamentazione, cioè le leggi nazionali dicevano: voi potete andare in variante ai piani regolatori. Noi diciamo: noi possiamo andare in variante al piano regolatore del 62, laddove queste varianti costituiscono un'anticipazione di quelli che erano i criteri, di quelle che erano le scelte, che anticipavano i criteri delle scelte del nuovo piano regolatore. Per questo, diciamo, l'amministrazione fa dei bandi con delle regole che davano ai privati già dei criteri per poter accedere, diciamo, a questa trasformazione ai sensi di queste leggi. Però, diciamo, senza entrare troppo nel merito di questo, diciamo che questi programmi vengono utilizzati come un'anticipazione di più ampie politiche, appunto, di rigenerazione e di riqualificazione, che poi sarebbero state, appunto, degli elementi fondamentali all'interno del piano. Tant'è che il piano, nella città da ristrutturare in particolare, ma anche, diciamo, tutte le aree di trasformazione, prevede l'utilizzo dei programmi integrati come strumenti di ordinaria attuazione del piano regolatore. Quindi piega sostanzialmente il senso di deregolamentazione di questi strumenti verso invece, diciamo, uno strumento di ordinaria attuazione del piano. Quindi capite, mentre questi strumenti nascono come eccezioni e quindi come varianti di un piano, il piano poi li reintrodurrà, proprio la fattispecie dello strumento, in particolare i programmi integrati, come degli strumenti di ordinaria attuazione del piano, quindi ne piega proprio la natura, va bene? E questo anche grazie a questa sperimentazione che era stata condotta. Ancora, questo piano è un piano per la costruzione della città pubblica, e l'altro ieri, ne abbiamo parlato, appunto, con grande, molto, abbiamo detto, appunto, che la costruzione della città pubblica è uno degli obiettivi fondamentali della strategia di rigenerazione della città, questa città pubblica che deve costituire la struttura primaria di riferimento a garanzia di livelli della vita più adeguati, che quindi, come abbiamo già detto, risponde ai diritti irrinunciabili sanciti sin dagli anni 60, all'istruzione, alla salute, alla casa, ma poi più recentemente alla mobilità pubblica, all'ambiente. Questo piano è anche un piano per la qualità, che coniuga, appunto, il recupero della struttura di riferimento urbanistica con quella della dimensione dell'architettura e del progetto urbano. Cioè, l'approccio anche alla qualità viene declinato provando a far reagire insieme la dimensione dell'urbanistica con quella dell'architettura. Laddove quindi l'urbanistica definisce all'interno, per esempio, della procedura del progetto urbano, una procedura fondamentale introdotta dal nuovo piano regolatore, solamente gli elementi di struttura e di interazione con i contesti, e poi definisce alcune regole quantitative, il mix funzionale e altro, e poi lascia la fase, diciamo, invece dell'attuazione del progetto urbano, gli elementi più qualitativi, diciamo, della scelta spaziale, anche se
proprio per questo il piano introduce, non dico come obbligatorio, ma come auspicabili, soprattutto per alcuni tipi di interventi, in particolare ad esempio per la città storica, il ricorso da parte dell'amministrazione a concorsi pubblici di architettura, perché quello deve garantire, diciamo, una maggiore, ovviamente, competenza rispetto, diciamo, ai risultati tecnico-formali. È un piano della rigenerazione, come abbiamo detto, che mette in campo quindi una strategia urbanistica complessiva di integrazione di riequilibrio urbano metropolitano, e questo lo fa alla grande e alla piccola scala. Vedremo appunto che la doppia scala di rigenerazione è un elemento fondamentale. Sapete anche, diciamo, abbiamo anche detto che la strategia di rigenerazione deve essere appunto una strategia integrata ma anche interscalare, e quindi vedremo come viene declinata appunto in modo interscalare all'interno del piano. Questa emblematicità del piano di Roma si declina sostanzialmente intorno a 5 scelte. La dimensione metropolitana, cioè il piano nasce all'interno di un orizzonte metropolitano, e quindi le scelte strutturanti, come vedremo, sono tutte scelte che dialogano con il livello provinciale, con il livello comunale, regionale, anche nel caso in cui, come livello provinciale, la provincia non aveva ancora provveduto a mettere in campo il piano territoriale generale provinciale, e quindi anzi è il piano regolatore di Roma che anticipa alcune scelte che poi saranno successivamente recepite nel piano provinciale che poi sarà approvato nel 2010. Questo anche grazie a delle forme di copianificazione che, come vi ho detto ieri, sono, diciamo, il principio della copianificazione è uno dei principi fondanti la, diciamo, l'ipotetica riforma urbanistica. Allora, questa strategia, poi abbiamo detto il principio della sostenibilità, il sistema della mobilità, con particolare riferimento alla mobilità che sia sostenibile, la cura del ferro, eccetera, il primato della città svantaggiata, cioè la rigenerazione sostanzialmente delle parti più marginali, e il ruolo della storia per una trasformazione di qualità, cioè la storia diventa un elemento fondamentale all'interno, diciamo, delle strategie di rigenerazione. Allora, quindi questo piano è un piano per la rigenerazione. Questa strategia urbanistica complessiva di integrazione di riequilibrio urbano e metropolitano, di riequilibrio urbano e metropolitano, di cui il tema dell'orizzonte metropolitano, prefigura quindi un nuovo assetto di struttura urbana policentrica, sostenibile e accessibile, in cui appunto i tessuti residenziali e tra più periferici, così come anche gli insediamenti diffusi, sono attraversati e interrelati dal disegno del sistema ambientale e dalla rete ecologica, che si riorganizzano intorno a 18 luoghi che sono le 18 centralità urbane metropolitane. Sono 18 nodi che sono a loro volta saldamente incardinate in corrispondenza dei poli di massima accessibilità, dei nodi di massima accessibilità del sistema territoriale, cioè le stazioni metropolitane e, diciamo, le stazioni ferroviarie. Una strategia quindi, come vi ho detto, che è inserita in un orizzonte metropolitano e che è finalizzata anche a garantire un'integrazione tra città inclusiva e città pianificata. Questa strategia, come abbiamo detto, proprio in coerenza con la strategia di rigenerazione ambientale, indirizza, diciamo, tutte le trasformazioni urbanistiche prioritariamente verso interventi di riqualificazione, rigenerazione e modernizzazione della città esistente, e innesca processi di rigenerazione ambientale. Questo lo fa utilizzando e adottando quei famosi indicatori di cui abbiamo parlato ieri e di cui torneremo a parlare. Quindi lo fa concretamente, cioè il principio di sostenibilità si declina in due modi: da una parte con la costruzione del sistema ambientale, dall'altra con, diciamo, l'inserimento di alcuni indicatori e parametri all'interno delle aree di trasformazione. Quindi c'è una parte che va tutelata ex ante, sono 87.800 ettari di territorio comunale,
dall'altra, anche laddove permane la possibilità di trasformare e anche di fare nuova edificazione, ovviamente questo viene però, diciamo, verificato attraverso degli indicatori, quindi compensato, quindi si innescano dei processi di compensazione ambientale. In questo modo, diciamo, effettivamente andando a garantire una riduzione del cosiddetto consumo di suolo, che io ogni volta che sento questa parola mi vengono le bolle, quello che vi ho già detto ieri, però diciamo garantendo in questo modo effettivamente la, diciamo, riduzione della, come dire, dell'occupazione di nuovo suolo libero all'esterno della città, proprio, diciamo, riportare le trasformazioni prevalentemente sopra e all'interno della città esistente. Questa strategia di rigenerazione ecologica ne abbiamo parlato, e quindi attraverso specifiche regole per cui ogni trasformazione urbanistica, anziché diciamo erodere le risorse fondamentali, innesca invece dei processi di rigenerazione e autorigenerazione delle stesse risorse, volendo poi alla fine apportare un bilancio ecologico necessariamente positivo tra ciò che io vado ad erodere e ciò che invece restituisco in termini di rigenerazione. Ai fini dell'attuazione della, diciamo, della gestione di questa strategia, il piano individua tre scelte strutturanti che trovano fondamento in tre componenti fondamentali, che sono le invarianti, che infatti non a caso sono le stesse, diciamo, fanno riferimento a quelle scelte strutturanti che già nel 95 erano state individuate nel poster plan. Vedete, il professor Maurizio Marcelloni, che era direttore del piano regolatore, nel diceva, è stato direttore del piano regolatore nelle fasi, diciamo, Rutelli, quindi fino al 2001, lui diceva: messo a punto il sistema di coerenze, bisognerà solamente tenere la barra dritta per arrivare alla definitiva attuazione del piano regolatore. Cioè, in questo sottolineando da una parte, diciamo, la processualità della costruzione del piano, dall'altra sottolineare il grande livello di congruenza e di compatibilità rispetto alle scelte strutturanti che definivano il quadro delle coerenze. Quindi, questo e quindi insieme alla processualità il fatto che effettivamente tutto durante il processo di pianificazione noi siamo riusciti ad attuare e ad anticipare il nuovo piano. Questo, guardate, nasce da un tema su cui mi vorrei soffermare un secondo per farvi capire alcune cose un po' meglio, no? Cioè, per chi conosce un minimo, diciamo, l'urbanistica, il quadro normativo di riferimento, un piano regolatore viene prima adottato dal Consiglio Comunale, viene pubblicato per 30 più 30 giorni, arrivano le osservazioni da parte, diciamo, di chiunque può fare osservazione al piano, il piano poi viene controdedotto, cioè si fa una delibera di controdedizioni in cui, diciamo, si dice se queste osservazioni sono accolte o non accolte nell'ambito di quelle che sono valutabili, perché poi ce ne sono anche alcune che non sono, ovviamente. E, diciamo, fatto questo, il piano poi va inviato o alla regione per la definitiva approvazione, o come nel caso del piano regolatore di Roma, ad esito di una conferenza di copianificazione regione, provincia e comune, poi viene approvato definitivamente dal Consiglio Comunale. Comunque, al di là di quella che è appunto la procedura, voi capite che dal 94 al 2003, in cui il piano viene adottato, poteva tranquillamente essere attuato il piano del 62, teoricamente. Cioè, fino a quando non interviene almeno l'adozione da parte del Consiglio, questo profilo normativo, da parte del Consiglio Comunale, almeno l'adozione,
il vecchio piano, cioè il piano vigente, perché in quel momento era vigente e anche previgente, vigente, può continuare a essere attuato. Questo che cosa? Quando invece viene adottato, allora a quel punto scattano le cosiddette norme di salvaguardia, e cioè prevale sostanzialmente la normativa più restrittiva. Vi faccio un esempio, appunto, se il piano 62 prevedeva un'espansione, la realizzazione di edifici di un quartiere residenziale in un'area, e quell'area per il nuovo piano regolatore è un'area agricola, chiaramente io devo salvaguardare la possibilità di attuare il nuovo piano una volta che questo sarà approvato. Se nel frattempo faccio attuare quello, io faccio quello nuovo, chiaro? Ma questo avviene solo con l'adozione. Prima no. Allora ecco perché l'amministrazione, sapendo che prima erano 40 anni che non si faceva un piano regolatore a Roma, questo vi dimostra qual è la difficoltà e la complessità di imbarcarsi in una cosa del genere, molta, tantissimo. E allora l'amministrazione sapeva bene che non è, diceva, vabbè, in 2 anni facciamo sto piano, non è così. Allora, però al tempo stesso sapeva anche di non poter dire non si fa più niente. Ma, come vi ho detto, non basta mettere un vincolo, non basta dire di no, a parte che in questo caso la normativa non ci dà neanche ragione. Quindi bisogna mettere in campo delle strategie per governare il cambiamento. Cioè io non devo dire niente, perché non sono in grado. Io devo dire quali sono gli strumenti per governare il cambiamento, cioè che tengono conto delle effettive dinamiche. Quali sono? Ed ecco perché nasce il tema del planning by doing, ed ecco però che non è che planning by doing vuol dire qualsiasi cosa, planning by doing vuol dire ciò che è coerente con questo quadro strutturale, perché sennò quello che è fuori da quel quadro non vale, non lo posso anticipare. E al tempo stesso si dice facciamo un avvicinamento graduale. Allora qual è la prima parte che va messa in sicurezza? Il sistema ambientale. E infatti l'amministrazione comunale nel 97 adotta una variante generale che si chiama piano delle certezze, che individua sostanzialmente 3 grandi ambiti: l'ambito del territorio extraurbano di 82.800 ettari, l'ambito della città consolidata di 6.700 ettari e l'ambito della città da completare e trasformare, che però, diciamo, di 30.500 ettari, che però rinvia a una successiva fase, ma mette in sicurezza soprattutto il sistema ambientale rispetto a queste problematiche, se no bisogna arrivare al 2003. Ecco perché il piano delle certezze rappresenta sostanzialmente il primo atto che dà la cogenza urbanistica alle scelte di sostenibilità relative al sistema ambientale, e quindi ci torneremo. Però quindi mette in sicurezza questo con l'adozione di questa variante già dal 97, se no saremmo dovuti arrivare fino al 2003. Quindi già nel 97 io questo scattano le norme di salvaguardia e tutelano 82.800 ettari, che poi diventerà 87.800 con il nuovo piano regolatore, che allarga ulteriormente il sistema ambientale rispetto al piano di certezza. Però questi primi, che non sono pochi, il 64% del territorio comunale, questi primi ettari vengono messi in sicurezza, e adesso vedremo come. Però torniamo alle 3 scelte strutturanti. Quindi la prima è quella relativa al sistema ambientale, e quindi il piano regolatore, il nuovo piano regolatore, definisce un sistema di 87.800 ettari pari al 68% del territorio comunale. Questo sistema ambientale è comprensivo della rete ecologica e costituisce quindi da una parte il potenziale ecologico che garantisce in coerenza con il principio di sostenibilità l'innesco di strategie di rigenerazione ecologica della città, ma al tempo stesso costituisce il limite del sistema insediativo. Che cosa vuol dire il limite? Vuol dire che
qualsiasi scelta di trasformazione non può valicare quel disegno, non può tornare indietro. Ed ecco perché è un piano delle certezze, quello che lo definisce per la prima volta, e ovviamente a maggior ragione il piano regolatore che lo completa. Infatti anche recentemente il primo rapporto statistico sull'area metropolitana romana, presentato il 29 novembre del 2016 in Campidoglio, definisce proprio appunto questo grande sistema di verde, diciamo, di aree agricole, di parchi, come il più grande sistema, cioè, che fa diventare Roma la più grande città verde d'Europa. E insomma, diciamo, un rapporto statistico peraltro presentato, diciamo, nella sala della Protomoteca con il sindaco Raggi, quindi diciamo, non è ovviamente una lettura di parte, anche perché è un lavoro molto serio fatto con l'Istat e con i due uffici in collaborazione, uffici dati anagrafici, censimento eccetera, del comune e della città metropolitana, che per la prima volta sotto, diciamo, il coordinamento dell'Istat fanno questo rapporto. La seconda scelta è quella del sistema delle infrastrutture della mobilità, che, come vi ho detto, fa riferimento a questo slogan che era stato già individuato nel 95 della cosiddetta cura del ferro, cioè questo, la città di Roma è un malato, è nata, diciamo, con questa anomalia genetica proprio delle città italiane, di cui parlavamo anche l'altro ieri, e quindi di manca il ferro, facciamo una cura del ferro. E quindi questa cura del ferro vede un sistema, diciamo, di ferrovie di 350 km che utilizza 4 linee metropolitane e 3 passanti ferroviari, incernierati sull'anello della cintura, appunto in via di completamento, ancora oggi in via di completamento, con circa 215 stazioni raggiungibili a piedi da oltre la metà dei romani. A queste si aggiungono 200 km di nuovi corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie e 50 km delle 6 linee tranviarie. La cosa importante è che anche rispetto, diciamo, proprio all'urbanistica, alla disciplina, dove normalmente la mobilità va da una parte e, diciamo, lo sviluppo della città va dall'altra, questo sistema rappresenta questa scelta strutturante, diciamo, che insegue sostanzialmente la città già esistente, cioè va a incernierare, a innervare la città esistente, ma al tempo stesso le stazioni costituiscono i luoghi di, diciamo, di localizzazione delle nuove grandi trasformazioni. Come vi ho detto, le 18 centralità urbane e metropolitane, che poi sono la terza scelta strutturante, sono tutte in corrispondenza delle stazioni o realizzate o previste. E cosa fondamentale che dicono le norme tecniche, che quindi è una legge, come dico sempre, è una legge, tu non puoi avviare le trasformazioni se contestualmente non hai avviato la realizzazione della stazione. Cioè, se già c'era, già c'è. Se non c'è ed è prevista, la realizzazione deve essere contestuale. Quindi diciamo che da una parte il ferro va verso la città esistente, no? E dall'altra la nuova città va verso il ferro. La terza scelta strutturante è proprio quella delle centralità urbane metropolitane. Sono 18 luoghi eccellenti, diciamo, di eccellenza, di cui 10 sono già stati attuati e 8 sono ancora invece da avviare, da lì. E diciamo 10 sono stati avviati, attuati eccetera con il planning by doing, e gli altri 8 invece poi chiuso il piano, cioè approvato il piano e finita l'ultima giunta Rutelli, non sono più stati. Ci sono stati, diciamo, vari tentativi, soprattutto ci sono stati vari tentativi di poter
depotenziare moltissimo il carattere innovativo di queste centralità, sia perché per queste centralità è obbligatoria la procedura del progetto urbano, che è una procedura che garantisce le verifiche della sostenibilità ex ante, all'inizio del processo, non solo, diciamo, quando il piano deve essere, il progetto deve essere approvato, e quindi è una garanzia di verifica della sostenibilità ambientale, ma anche funzionale, finanziaria, sociale e quant'altro. Quindi, e questo, per esempio, la Giunta Alemanno ha fatto ben due memorie di giunta per azzerare la procedura del processo urbano, del progetto urbano. Però qui ci vuole una variante normativa, perché e fortunatamente non ci siamo mai riusciti. E il secondo livello di depotenziamento degli aspetti innovativi è che queste centralità urbane e metropolitane hanno, diciamo, intanto una percentuale molto elevata all'interno del mix funzionale di usi non residenziali, anche se c'è sempre una permanenza di usi residenziali, perché il mix funzionale è uno dei principi fondamentali del piano, e cioè che la mixité costituisce un elemento di qualità. E quindi c'è sempre, perché per capirci, non ci deve essere la città dormitorio dove si dorme e basta e la città degli uffici, perché questo crea appunto uno degli elementi proprio di marginalizzazione più forte. E diciamo, quindi il mix funzionale è garanzia di qualità e quindi è uno degli indicatori fondamentali, delle regole fondamentali alla base delle aree di trasformazione del piano. E quindi garantisce il mix funzionale, però nel caso delle centralità che devono ospitare diciamo, funzioni avanzate, terziarie, eccetera, con una prevalenza di usi non residenziali rispetto a quelli residenziali. E poi c'è una fortissima presenza di superficie utile lorda pubblica, cioè in quota all'amministrazione per interventi pubblici e di proprietà pubblica, cioè quindi all'interno di ciascuna delle centralità urbane e metropolitane c'è una quota per il privato e una quota per l'amministrazione che varia, diciamo, quella dell'amministrazione dal 40 al 50%. Allora, i tentativi, diciamo, di riduzione dell'apporto, cioè che sono state le uniche cose che poi sono state fatte sulle centralità successivamente, sono state nella direzione di azzerare il progetto urbano, cioè non c'è più la procedura, non ci si è riusciti, di incrementare l'edificabilità delle centralità, di incrementare la quota residenziale e di ridurre quella pubblica, cioè però però comunque lì stanno 8 da attuare e non sono state attuate, e non posso oggi andare su questo tema perché sono andato a fare. Allora, questo modello, oltre a perseguire il decongestionamento, diciamo, dell'area centrale, no? Perché noi abbiamo un modello con una grande testa centrale, che è la città centrale, che con il piano del 62 doveva diventare un modello tripolare: centro storico, sistema direzionale orientale e euro, che invece appunto con il nuovo piano regolatore diventa un modello multipolare, quindi 18 centralità, diciamo, diffuse nel territorio comunale in corrispondenza dei residui di piano del vecchio piano regolatore del 62, quindi dentro la città, non in campagna, diciamo, cioè in quei buchi lasciati liberi, diciamo, nel sistema urbano da completare, e in corrispondenza delle stazioni. Quindi questo sistema vuole trasformare la città da una città monocentrica a una città policentrica, atteso che sostanzialmente il sistema tripolare del 62, che ormai non è più adeguato, non è mai neanche stato attuato, perché il sistema direzionale orientale di fatto non è stato attuato. Alcuni, per esempio Pietralata, che era uno dei comparti, dei comprensori del sistema direzionale orientale, diventa una delle centralità del nuovo piano regolatore. Complessivamente quindi 18, e queste devono innescare, quindi da una parte garantire il decongestionamento dell'area centrale a fronte del trasferimento di alcune funzioni importanti che sono tutte nella inner city, cioè nella città centrale,
e dall'altra anche garantire dei processi di riqualificazione e di rigenerazione nei contesti territoriali all'interno delle quali queste centralità sono, cioè sono, come dire, all'interno dei contesti periferici, no? Quindi se io lì metto qualità, metto funzioni, diciamo, avanzate, faccio degli interventi, diciamo, importanti, naturalmente avverrà che i contesti saranno, diciamo, si avvieranno dei processi di rigenerazione anche dei contesti, no? A fronte di questo. Quindi c'ha due obiettivi fondamentali: quello di decentrare alcune funzioni e quindi di ridurre il congestionamento, ma parte centrale, ma anche quello di portare, innescare processi virtuosi di rigenerazione in tutti i contesti periferici, perché chiaramente sono, vedete, sono dentro, magari se tu c'hai sistemi e regole sintesi, sono dentro, questa dopo, sono, eccola, non è che si vedono tanto, però le centralità, ecco, Irene, falle vedere, sono queste rosacee, quella è Tor Vergata, Ponte Mammolo, Pietralata, Ponte Mammolo sta là, no, quella è Lunghezza, esatto, e male, Saxa Lubra, quella è Polo Tecnologico, Saxa Lubra, e è quella, sopra c'è la Storta, quella è Cesano, Massimina, Santa Maria della Pietà, Magliana, e questa qui è, no, qui è Magliana e quella è Alitalia, poi ovviamente c'è Acilia e Aragnina Romanina, che ci siamo dimenticati da quest'altra parte, e Leo Castellaccio. Quindi vedete, sono molto dentro la città, non sono fuori, però sono, sì. Domanda, ma dovevano portare spazi pubblici rilevanti? Cioè, le centralità dovevano diventare degli elementi di attrazione dello spazio pubblico? Certo. Dovevano? Cioè, dal punto di vista teorico era quella l'idea? Dal punto di vista teorico, e pratico, perché il piano di tutto? Facciamo un esempio di Bufalotta. Sì. Lo spazio pubblico dov'è? Lo spazio pubblico è all'interno di un grande parco di circa 100 e passa ettari che è stato ceduto gratuitamente all'amministrazione. Lo spazio pubblico non è solamente il servizio pubblico, lo spazio pubblico è il pubblico, che ti pare poco? Il problema che non sia fruibile è un altro conto, il problema che non sia fruibile è un problema che noi abbiamo a fronte di queste manovre che noi abbiamo fatto. Grandissimi spazi verdi, quindi grandissima disponibilità, guarda anche Tor Marancio dentro al parco, veramente anche i parchi che esistono, noi sappiamo che esistono, ma secondo te sono gestiti, no, ci cascano gli alberi in testa, cioè, ecco. Quindi è ovvio che una volta che tu hai garantito l'acquisizione, tu devi anche garantire la funzione, la gestione, la manutenzione, e quello è un impegno, devo dire, gravoso per le amministrazioni. Però tu considera che noi abbiamo concluso alcune procedure che, tra l'altro, per esempio Bufalotta era, ma io vi faccio un'altra domanda. No, è sempre sul caso specifico. Cioè, l'applicazione che stiamo facendo, cioè il piano, sì, dal 97 al 2003, vede la nascita di Bufalotta e altri, no? Non vede la nascita. Cioè, nel senso che quello che era una strategia dei privati si unisce a una strategia del pubblico. La vedi proprio male. No, però io perché l'ho analizzato dopo una volta, posso dire. Lo so, ma l'hai analizzata male. Allora, il punto è questo. Come vi ho detto prima, noi avevamo un programmatore vigente che fino al 2003 aveva tutti gli elementi per essere attuato,
non solo, ma non c'erano a Bufalotta quelle cose di cui parleremo, se arriveremo in fondo, e di cui ho già accennato, che sono quelle che in presenza di vincoli ambientali sovraordinati io posso eliminare un diritto edificatorio del privato senza doverlo pagare. In assenza di questo, io, se voglio eliminare un diritto edificatorio, devo pagare moneta sonante. Nella fattispecie, l'area di Bufalotta era destinata a M2 Autoporto, che vuol dire che aveva 2 metri cubi a metro quadro di edificabilità. Allora lì, prima, con la variante di salvaguardia, perché Bufalotta è diciamo un accordo approvato nel 2000, quindi prima con la variante di salvaguardia, poi con il piano delle certezze, si è tentato di ridurre ovviamente la volumetria, che si è ridotta, così come a Tormarancia, di oltre il 50%, si sono riconvertite alcune parti, perché lì in autoporto non si sa che ci si faceva. Ovviamente lì c'è il tema pubblico-privato, con il pubblico e il privato che vuole, come dire, la residenza e le attività commerciali, e non c'è dubbio, e con il pubblico che gioca la sua partita cercando di garantire una ridistribuzione della rendita a fronte, diciamo, cessione di aree, a fronte di come dire, creazione di sistemi di mobilità e quant'altro, e come dire, quindi di garantire un equilibrato rapporto tra quello che guadagna il privato e quello che guadagna il pubblico. Atteso però il fatto che questi signori avevano diritto di ricadere che tu non potevi negare, perché se no, se io faccio la compensazione in tutta Roma, dove atterrano questi non si sa. Ecco, allora, dato che stavano dentro al rapporto annuale, dato che non era il caso dei parchi, delle aree naturali protette che nel frattempo erano stati costruiti tutto intorno, questo è diventato uno dei luoghi in cui fare edificare, cambiando e anticipando le regole del nuovo piano, quindi con questa grande cessione di questo grande parco e quant'altro. E lì c'è poi stato sempre il tema che c'è un corridoio di mobilità in sede propria che deve proprio appunto garantire un tema di mobilità che è molto grave nella parte nord della città. Io abito a Montesavio, città giardino, quindi lo so bene. Però questa è la questione. Poi, dopodiché, questa cosa viene attuata e, come tutte le convenzioni, ci sono i tempi delle cessioni, delle cose, eccetera. Viene poi modificato viene richiesta dall'altro una modifica con un'apposita delibera di una quota, diciamo, da servizi a ulteriore residenza, che non viene fatta, che non viene portata in approvazione nel 2008, e quindi, diciamo, questo è il tema Bufalotta. Allora, bisogna, per governare la città, cercare di capire che cosa è possibile e che cosa non, che cosa l'amministrazione è in grado di fare, e quindi laddove non riesce, ovviamente, come ha fatto in altri casi, con il tema delle compensazioni edificatorie, ma non è neanche opportuno, perché, come vedremo, il tema della costruzione del sistema ambientale ha individuato tutto ciò che doveva necessariamente essere sottratto all'edificazione. Ma fatta questa cosa, non ci prendiamo in giro, è finita la storia, perché sennò la città non la governi, stai prendendo in giro le persone, cioè stai raccontando delle favole. Ecco. Dopodiché, con tutto quello che c'è, ricorsi, cose, eccetera, questo è una cosa che attiene ad altro, però il principio di Bufalotta è questo qua, è chiaro? Quindi è trasformare una parte della città cercando di fare in modo che la parte pubblica guadagni delle cose, con alcune, a parte che per esempio tutta l'area di Porte di Roma, eccetera, eccetera, è una delle più frequentate della città, che ci si passano la domenica, il sabato, i cosi, i Natali, non so quant'altro, non so come fanno, però
cioè sotto il profilo della fruibilità, poi non è che siamo tutti uguali. Se no, che c'è il tema della città pubblica intesa trovata nei pezzi. Quella è la città, no, no, quella è un'altra la città, è tutto sbagliata. Però la città pubblica pensata negli anni 70-80 trovava dei spazi pubblici, la città pubblica moderna. No, come li trovava questi spazi pubblici? Fammi capire come ce li avevi questi spazi pubblici. Io ti dico che in 40 anni di vigenza. No, però è utile perché tu dici delle cose che non hanno fondamento, quindi a me fa piacere per parlare anche a 40 persone, quindi come dire. Allora, tu dici negli anni 70-80 se c'è stata una fase nera per la città pubblica, per l'urbanistica italiana, quella degli anni 70-80 in cui si facevano i progetti, cioè non c'era l'urbanistica, c'era l'urbanistica per il progetto, ognuno fa quello che gli pare e la negoziazione aspetta. Dopodiché, quando tu mi dici la città pubblica è PEP, tu mi devi dire quali sono gli strumenti che hai utilizzato per costruire la città pubblica, perché invece quello che so io, e sono numeri, io ti dico che il piano regolatore del 62, in 40 anni di vigenza, ha realizzato, anzi meglio, acquisito 40 anni, il 20% delle aree pubbliche previste dal piano, e questa è la città pubblica di cui tu parli, il 20%, chiaro, sono cose sostanziate da studi e da dimensioni. Allora, quindi, e questa enorme, diciamo, questione, non solo tu dici vabbè, non abbiamo avuto i servizi, non abbiamo avuto le scuole, non abbiamo avuto il verde, non abbiamo avuto questa roba, ed è un dato, o meglio ne abbiamo avuto solo il 20% rispetto a quello che è previsto. Ma c'è una cosa molto più grave per me, che penso alle amministrazioni e che penso anche voi dovreste pensare anche all'amministrazione nel momento in cui, diciamo, siete dalla parte di un amministratore e di un gestore, e cioè questa: se io ho 9.000 ettari di residuo pubblico, che è cioè destinazioni pubbliche non attuate, destinazioni pubbliche sono circa 8.000 e qualcosa, diciamo 8.000 ettari, 8.000 e qualcosa, 9.000 ettari non attuate per 40 anni, sai tu quante volte ho reiterato io il vincolo ablativo là sopra? Moltiplica. E sai che da 99 ogni volta che l'ho reiterato io devo pagare un indennizzo? Allora, fatti due conti: che cosa questo costa alla città e quindi cosa costa ai cittadini, perché i cittadini romani, non solo per questo, per molte altre cose, hanno, diciamo, le tasse più alte di tutta Italia. Allora, questa roba qui, detto da uno che passa per strada, uno può pure, insomma, io mi metto pure a parlare con quelli per strada, però detto da qualcuno che è, diciamo, deve stare dalla parte di chi gestisce, diciamo, teoricamente, stare dalla parte o diventare un gestore pubblico del territorio, questa roba qui non se la può permettere. Quindi, questo è quello che io penso, ed è una cosa sostanziale, ma non perché io, come dire, è dal 94 che sono nelle questioni del piano regolatore di Roma. Come vi ho detto, non solo come urbanista consulente generale del nuovo piano, ma anche come consulente dell'avvocatura del comune, quindi con tutto quello che questo ha comportato. Quindi non parliamo di queste cose con gli slogan, perché è troppo facile. E noi, voi che studiate, che avete voglia di approfondire, di capire come stanno le cose, non vi dovete accontentare degli slogan. Primo, perché il 90% delle volte sono sbagliate, e secondo, perché non vi servono a fare niente. Quindi cerchiamo invece di entrare nel merito dei problemi e di capirli veramente a fondo, e di capire che cos'è che si può fare per governare un territorio con tutte le difficoltà, perché non c'è niente di meraviglioso e perfetto, questo da nessuna parte, giusto, tanto meno a Roma, diciamo, con una difficoltà
oggettiva così alta, no? Così forte di partenza, proprio c'è una situazione complessa. Considerate che se per 40 anni nessuno ha fatto un piano regolatore a Roma, ci sarà un perché. Lo stesso Petrocelli chiamò Camposvenuti, gli disse se voleva andare appunto venire a Roma. Petrocelli è stato un grandissimo sindaco. Voleva venire a Roma a fare l'assessore all'urbanistica e Camposvenuti gli disse ma facciamo un piano regolatore? E poi ha detto non so i tempi, non è questo il tempo per fare un piano. E Camposvenuti allora no, grazie. Tant'è che poi Camposvenuti è stato il coordinatore di tutti i consulenti per il piano regolatore, no? Per il nuovo piano. Quindi, ripeto, dobbiamo un po' pulirci gli occhi, le lenti, e anche la testa dalle tante cose, diciamo, inquinanti delle nostre mappe mentali, per cercare di guardare le cose anche, diciamo, con uno sguardo nuovo, almeno provarci a mettere nelle condizioni di capire. Poi uno può sempre restare, diciamo, delle proprie idee preconcette. Però intanto lo sforzo di quando uno studia, di quando uno vuole conoscere, è quello, no? Che lo fa fare, no? Quindi proviamo a metterci su una strada, diciamo, di apertura, poi magari torniamo indietro. Scusi. Sì. In tutto questo i municipi subiscono o partecipano? In tutto questo cosa? La predisposizione del piano. Allora, i municipi partecipano. E anzi, diciamo, rispetto a quelle che sono le normali procedure, perché c'è un'altra cosa, no? Un piano regolatore non è una cosa che noi ci inventiamo domani mattina, fanno procedere. Ci sono delle procedure, dei processi, diciamo, di condivisione, che sono determinati ai sensi di legge, tra l'altro. E per esempio c'è il tema che sull'adozione i municipi devono essere sentiti, no? Quindi il piano di regolatore di Roma va nella giunta, il passaggio è sempre questo, giunta comunale, municipi, giunta, commissioni consigliari, consiglio comunale, questo per tutti gli atti. Allora, normalmente i municipi vengono, diciamo, interpellati solo nella fase di adozione. Nel caso del piano regolatore di Roma sono stati interpellati nella fase di adozione e nella fase di controdeduzione, oltre che, e ne sono testimone, noi abbiamo cominciato questo processo nel 94 e l'abbiamo terminato nel 2008. In tutti questi anni noi abbiamo fatto quante migliaia di incontri in tutti i municipi, con i cittadini, con quelli con i capelli rossi, con quelli con i capelli verdi, con quelli così, con quelli volati, tutti i municipi, tre o quattro volte passaggio a spiegare il piano, a parlare in qualsiasi forma, diciamo con per esempio il 19° municipio venivano giù i banchi perché allora detti, i fascisti ci tiravano i banchi dietro, è successo qualsiasi cosa, in una sede di consiglio municipale, in una sede istituzionale. Quindi, diciamo, là quando io dico un grande progetto collettivo dico questo, cioè nel senso dico che effettivamente c'è stata una grandissima apertura, oltre al fatto che già dal 98 credo le prime carte del piano, che poi viene portato per la prima volta appunto in giunta nel 2001, nel giugno del 2001, in giunta comunale, viene messo su internet con tutti gli elaborati e con la possibilità appunto di interloquire, di fare osservazioni, di chiedere, non le osservazioni quelle poi che vengono fatte dalla mozione. Quindi tra l'altro dire municipi è anche riduttivo, perché i municipi sono la restituzione istituzionale, diciamo, più vicina ai cittadini. Quindi noi abbiamo fatto
un grande processo di apertura con municipi, anche perché i municipi poi devono dare parere sempre, no? No, sempre. Avrebbero dovuto dare in adozione, ma in realtà l'hanno dato in tutte le fasi. E però con tutti i cittadini, con i comitati, con i gruppi, con, cioè questo tema qui è stato un tema veramente più che discusso, tant'è che quello che io scrivo nel mio libro, nel libro quello lì, piano locale è del 2009, chi vuole andarsi, cioè chi vuole approfondire il piano regolatore di Roma, lì c'è una efficace sintesi, perché è del 2009, quindi di tutto il piano, noi abbiamo anche pubblicato molte volte prima, c'è un numero di urbanistica 116 del 2001 che è dedicato al piano regolatore di Roma, che io ho curato, però diciamo quello è all'esito dell'approvazione. Allora lì io dico un grande progetto collettivo, proprio per questo, perché questo si leggeva anche nel fatto che le persone che erano gli architecnici, i progettisti, perché tu pensi anche, no, a tutta quella fascia, gli architetti, gli ingegneri, quelli che normalmente lavorano, diciamo, nella città, no? Anche con una conferenza tecnica, non solo, ma tutti loro, diciamo, alla fine, rispetto al piano del 62, che aveva, se voi guardate la leggenda, il piano del 62, aveva un linguaggio, che era quello delle zone, omogenee, A, B, C, D e quant'altro, area agricola era H1, H2, quindi tutti parlavano da 40 anni di questa cosa. Il grande diciamo cambiamento si è avvertito proprio nel cambiamento del linguaggio, cioè un po' alla volta questo nuovo linguaggio del piano, che all'inizio era piuttosto, diciamo, difficile, ecco, questo è il piano del 62, invece il nuovo linguaggio del piano, che era, che sostituisce le zone con i tessuti e gli ambiti, che non fa più un approccio, diciamo, funzionale, ma un approccio storico, morfologico, funzionale, quindi questo enorme cambiamento culturale e disciplinare un po' alla volta entra nel linguaggio comune. È un piano complesso, ovviamente, non è un piano facile, però diciamo questo proprio perché è stato uno degli obiettivi fondamentali, quello di far passare questa nuova cultura del piano e di farla passare a tutti i livelli, cioè dal singolo cittadino fino al tecnico, al politico. Politico era difficile, con i consiglieri comunali, voi immaginate che cosa abbiamo dovuto fare con tutti i consiglieri di tutta maggioranza, opposizione, eccetera, cioè far passare questa cosa che era completamente nuova, no? Quindi questo ci ha richiesto un grande impegno. E in questa cosa ovviamente anche i municipi hanno fatto la loro parte, anzi, diciamo, in un modo anche più ampio. Il problema dei municipi però è un altro, cioè che le competenze tecniche dei municipi sono molto carenti. E questo infatti era una delle cose, cioè una delle cose più importanti forse proprio della giunta Rutelli, soprattutto della prima giunta, era quella di ristabilire la cosiddetta di rinnovare la macchina E non è un caso, perché tutto l'insieme di tantissime persone, progettisti, eccetera, che hanno lavorato al piano, si chiamava la macchina del piano. La chiamavamo la macchina del piano. C'erano geologi, archeologi, cioè voi immaginate lo studio per una città di 129.000 ettari, che cosa, no? Se guardate le carte del piano, nelle vostre diverse, diciamo, competenze, cioè tutta la carta appunto vegetazionale, tra l'altro seguita tutta la parte vegetazionale da Blasi, c'è la parte appunto archeologica, eccetera, che poi ha trovato, diciamo, allocamento nella carta per la qualità, ci stanno tutte le carte geologiche che sono obbligatorie per un piano regolatore. Quindi tutta questa gente, ma non so quante migliaia di persone hanno lavorato al piano, noi la chiamavamo la macchina del piano, proprio a sottolineare l'importanza che ci fosse una ripresa anche sotto il profilo amministrativo, no, del lavoro del piano. Quindi questo è stato un grande elemento innovatore dell'amministrazione che poi, diciamo, si è perso di strada. Adesso, se mi consentite, andrei avanti sulla linea maestra. Allora, quindi diciamo che il tema dell'orizzonte metropolitano è un tema molto importante in termini generali, perché vi ho detto, il piano ha anticipato anche delle scelte di livello provinciale,
perché il piano della provincia non c'era, in particolare nel 95, che era un po' questa fase iniziale, viene fatto un accordo tra presidente della regione Lazio, presidente della provincia e sindaco, che allora era Rutelli, e viene istituito un ufficio comune, ufficio per la pianificazione territoriale dell'area metropolitana, e lì comincia appunto questo scambio a livello metropolitano molto importante. E da questo accordo è scaturito quindi tutto un processo di lavoro molto coordinato, e diciamo c'erano quindi delle scelte condivise a livello sovracomunale che poi costituiranno, diciamo, il principio, diciamo, proprio informatore delle scelte del piano. E su questo c'è, cioè, questa carta che voi vedete, strutture del piano e strategie metropolitane, detta anche che tempo fa, per questa sua, come dire, forma. E qui vengono appunto individuati tre elementi fondamentali delle scelte strutturanti, che vengono da tre accordi, cioè da una parte il tema, diciamo, delle aree verdi, che sappiamo essere il sistema ambientale, la prima scelta strutturante, che mette in collegamento, diciamo, il comune di Roma con tutti i piani dei parchi, con i parchi, diciamo, della provincia, ma soprattutto da questa scelta strutturante e quindi da questa apertura metropolitana, quindi questa apertura larga, nascono i parchi e le aree protette, perché i parchi e le aree protette nascono a partire dallo schema regionale dei parchi e delle aree protette. Non so se ce l'abbiamo, eccolo qua, questo era lo schema regionale dei parchi e delle aree protette. Poi tornando, ed è quindi un elemento, diciamo, di sovrascala che noi entra nel piano, non lo vediamo come. Il secondo è quello, diciamo, della mobilità, del ferro, che è la seconda scelta e che sta, diciamo, molto all'interno dell'accordo di programma per il nodo ferroviario di Roma, che era stato siglato nel 2000 tra Ferrovie dello Stato, Regione, Comune, cioè quindi c'era tutto un accordo sul nodo di Roma, da cui nascono molte delle scelte per la mobilità. E il terzo, che era quello, diciamo, dei comuni congiunti, vedete, si ingrandisce un po' Irene, ci sono queste stelline, no? Che stanno a indicare le centralità. Allora, alcune sono le centralità metropolitane, che sono quelle di Roma, di cui abbiamo parlato prima, che però, come vedete, cercano, diciamo, un'interazione con le centralità che sono i comuni limitrofi, proprio per cercare, diciamo, una forma interattiva, e questa forma interattiva viene anche messa in campo attraverso alcuni CRUST, alcuni accordi bilaterali che il Comune di Roma fa con il Comune di Guidonia, con il Comune di Tivoli, con il Comune di Ciampino, proprio per, diciamo, sviluppare, diciamo, linee comuni per il territorio. Allora, io a questo punto, fatto questo quadro, vorrei scendere sul tema che teoricamente è quello che vi dovrebbe interessare maggiormente, ma io spero non solo, nel senso che, come sapete, sto cercando di tirarvi delle bombette per farvi interessare anche. Allora, adesso non è che voglio conosciare da tutti gli urbanisti, però diciamo, avere delle consapevolezze in questo senso. Allora, che succede? Come si costruisce questo benedetto sistema ambientale? Che abbiamo detto, alla fine 87.800 ettari, pari al 68% del territorio, 68% del territorio comunale, la prima scelta strutturale per garantire il principio di sostenibilità e per garantire il limite rispetto alla crescita del sistema insediativo, perché le tre scelte sono rispettivamente: la prima è il limite, la seconda la condizione della trasformazione, cioè quella della mobilità, quindi il primo è il limite della trasformazione, cioè oltre quello non si valica. Il secondo è la condizione, cioè se hai le mobilità sul ferro, puoi trasformarti, se no no. E la terza è il modello della trasformazione, che è quello delle centralità. Quindi le tre scelte sono limite, condizione e modello della trasformazione. Va bene? Allora, scendiamo finalmente in questo sistema ambientale. Dunque, come nasce questo sistema ambientale? Allora, innanzitutto dallo schema regionale dei parchi e delle aree protette,
l'amministrazione comunale sceglie, cioè diciamo adotta sostanzialmente, recepisce questo schema con una delibera di consiglio del 94, quindi considerate che diciamo le elezioni c'erano state a dicembre del 93, quindi il primo atto, uno dei primissimi atti che si fa è proprio questo, nel 94, questa, il ricevimento dello schema regionale di antidolarità. Successivamente, con due altre delibere di consiglio comunale, il Comune di Roma propone la perimetrazione dei parchi, cioè per quanto riguarda Roma, cioè Roma dice, per quanto mi costa, io faccio alla regione questa proposta e perimetra con una prima delibera di consiglio del 95 i parchi del litorale, Veio, Valle dei Casali e Zuccherata, e con una seconda delibera del 96 il complesso lagoale Bracciano Martignano, Arrone Castel di Guido, Marcigliano, Valle della Miene, Decima Malafede, Montemario, Tenuta dei Massimi, Laurentina, Acqua Cerosa. E tutte queste proposte vengono pressoché integralmente recepite all'interno della legge regionale 2997 istitutiva dei parchi, e però e viene creata un'agenzia per la gestione dei parchi. L'agenzia appunto è tra l'altro per quanto riguarda il territorio di Roma, che però non comprende tutti i parchi, è Roma Natura. Quindi quando noi parliamo di Roma Natura è un'agenzia che gestisce la maggior parte dei parchi che sono nel territorio comunale, eh? Che è un nostro partner, il presidente Cubbiotti, Maurizio Cubbiotti, ed è uno dei partner. Che cos'è? Non viene istituito, se andiamo dalla parte dove si vedono i parchi magari, una sintesi di piano forse, non viene istituito chi? Non viene istituito il, ecco vedete sono quelli scuri i parchi, no? Il resto sono le aree agricole. Non viene istituito l'Amiene fuori dal GRA. La proposta, diciamo, era tutta la coda e non viene istituita la regione, istituisce solamente la parte, la vedete all'interno del raccordo anulare, quella verde più scuro, e non viene istituito la Rone Galeria, che era tutto quel capoccione fino lassù la Viadella. E non viene istituito, questo qui è una parte del parco del litorale, che è una riserva statale in realtà, che però viene gestita poi anche a livello regionale. Esatto, il Farfa dov'è? Deve Farfa sta qua e sta là sopra, fuori, no? Fuori comune. Forse si vede che tempo che fa. Quindi, però non basta fare un perimetro, no? Poi come sapete, ai sensi della legge 394 del 91, poi i parchi sono soggetti a piani di assetto. E in attesa dei piani di assetto, che ancora stiamo aspettando per lo più, che cosa si fa? L'amministrazione comunale decide di mettere in sicurezza questi parchi. Decide di mettere in sicurezza e quindi con il piano delle certezze, di cui vi ho detto prima, che cosa fa? Da una parte, è questo qua, il piano delle certezze. Quindi da una parte costruisce questo grande sistema ambientale di 82.800 ettari. Dentro a questo grande sistema ambientale ci sono anche i parchi e le aree protette regionali. Che cosa fa l'amministrazione? Dentro i parchi mette una destinazione urbanistica massimamente tutelante, che è la zona H2 agro-romano, perché qui siamo ancora, il piano delle certezze è una variante del piano del 62, ma usa lo stesso linguaggio del piano del 62, è una variante. Poi il nuovo piano è un nuovo piano,
userà termini diversi, categorie diverse, studi, ambiti, cioè tutto un altro mondo, no? Però diciamo che le aree agricole si chiamano aree agricole, non si chiamano H1, H2, eccetera, H1 agro-romano, H2 agro-romano incollato, così si chiamano le categorie. Quindi che cosa fa? Mette tutti gli H2, cioè dentro i parchi decide l'amministrazione che è compatibile solamente H2, agro-romano vincolato e N, che è sempre il vecchio piano, verde pubblico e piazzi sportivi. Tutto il resto viene eliminato, quindi viene riazionato, quindi il piano delle certezze sostanzialmente dà la cogenza del diritto agli anche ai fini della tutela all'interno dei limiti dei parchi. Quello delle aree agricole, no? Tu sai che per legge le aree agricole hanno lo 0,00 fischia 3, perché sennò sei, diciamo, contro la legge, sei incostituzionale, no? Però poi sono finalizzate, tant'è che il piano regolatore, cioè il piano delle certezze, oltre a, diciamo, fare, disegnare il sistema ambientale, fare le varianti urbanistiche dove servivano, che cosa fa? Ha una norma nuova, che è una norma per le aree agricole che recepisce, diciamo, molto la nuova politica comunitaria che in quegli anni comincia, diciamo, a caratterizzare fortemente la politica comunitaria in senso ambientale. Quindi dando anche, diciamo, i termini di usi, eccetera, usi compatibili all'interno di questa nuova normativa, tutti gli elementi di caratterizzazione anche in termini ambientali delle aree agricole. Chiaro? Il famoso agricoltore articolo principale, tutta questa serie di storie che cominciano appunto proprio nella politica comunitaria di quegli anni e per cui, diciamo, tu puoi trasformare una parte, hai diritto al codice a cui hai comunque diritto se sei agricoltore articolo principale, quindi se hai una, se stai in alcune, appunto, fai dei, come si chiamano, dei piani forestali, eccetera, particolari con alcune dimensioni di lotti, tutta questa serie di cose, no? Quindi, diciamo, sempre per la certezza c'è questa variante anche normativa, quindi da una parte c'è il ridisegno che individua questo ambito del territorio extraurbano di 82.800 ettari con aree agricole, parchi e aree agricole vincolate all'interno dei parchi. Anche fuori, mettete i parchi prevalentemente, e le vedete, le aree sono quelle più chiare e quelle più scure, si vede, quelle più chiare sono le aree agricole meno vincolate, quelle più scure sono quelle più vincolate, praticamente dappertutto, e poi dentro i parchi però anche il verde pubblico, se ce lo potevamo vedere. Questo che cosa dice sostanzialmente? Dice che ovviamente queste norme valgono fino a quando poi non vengono fatti bene assetto di parchi. Poi, diciamo, con la legge del 97 ci sono anche le norme di salvaguardia dei parchi, la legge regionale, e quindi, diciamo, il piano regolatore dirà, quando parlerà dei parchi, come vedremo costituiscono una delle componenti dell'azionamento del piano regolatore, dirà appunto che la norma relativa alle aree, diciamo, interessate dai cosiddetti parchi istituiti vale, diciamo, la norma di salvaguardia o la norma del piano delle certezze laddove è più vincolante. Quindi, questo perché? Perché per una sorta di accordo subito all'interno dei parchi, cioè viene, come dire, sopportato il fatto che ci sia una pianificazione urbanistica nei parchi tutelante nella fase istitutiva. Dopodiché il fatto che l'amministrazione ha fatto l'ente gestore, l'amministrazione ha detto quali erano i perimetri larghi, quello che dovuto è, successivamente quando noi facciamo un nuovo piano regolatore, noi non possiamo più entrare dentro i parchi, neanche per dire che lì dentro c'è l'area agricola, quello che c'è, ancorché non ci fossero ancora le assetti, che spesso non ci sono ancora. Cioè diventa una gestione di fatto ipsunteriores, cioè io ho vissuto di fatto una trasformazione
cioè l'amministrazione da proponente dei parchi diventa espulsa dei parchi, cioè è una cosa, fino al punto che l'amministrazione non può computare gli standard all'interno dei parchi neanche laddove queste aree a verde pubblico e servizi pubblici erano state cedute da lottizzazioni, magari dove la parte, diciamo, edificata era stata lasciata fuori dal perimetro, ma la parte ceduta era stata messa dentro, e quindi questo con una conseguenza folle, per cui questo piano di lottizzazione va sotto standard, se io non ci posso computare gli standard, sotto standard di legge, quel famoso decreto 1444-68 di cui parlavamo l'altro ieri. Scusi, quali prendono anche questo passaggio? Se sei... Quale? Quale? Quest'ultimo passaggio? No, diciamo, fino a che... Eh? No, che si capiva che è trattato... Sì, cioè, allora, fino a dove sei arrivato? Sono arrivato fino a un momento in cui diceva che tra la tutela da parte della regione e da parte invece del piano regolatore vince in un certo modo. No, non è la tutela da parte, cioè sì, gli enti gestori sono enti gestori, ma lì, cioè, il punto è questo: l'amministrazione comunale propone dei perimetri che la regione istituisce, poi cosa fa? Fa una variante generale che si chiama piano delle certezze, che non solo costruisce il sistema ambientale in termini generali, ma dentro alle aree che nel frattempo la stessa amministrazione aveva perimetrato, mette delle, diciamo, norme molto vincolanti, che sono l'agro-romano vincolato e il verde pubblico, eliminando tutte le altre destinazioni. Poi vedremo in alcuni casi con quali conseguenze. Forse manca un passaggio per istituire un'area protetta, l'ha fatto con provvedimento regionale. È una legge regionale, l'ho detto, con legge regionale, cioè l'amministrazione. Ecco perché poi il comune non ci vuole tornare. No, ma non è perché non ci vuole tornare, tu non mi puoi, io allora mi perimetro delle cose, ti tiro fuori qualsiasi cosa e dopodiché ne parliamo. Cioè le cose, tu non ti puoi computare di standard e robe del genere. Sono un aspetto gestionale che non è un aspetto costitutivo. No, no, questa è la questione, cioè. Non è un problema costitutivo, è un problema gestionale, che è ben diverso. No, cioè, per capire la motivazione giuridica per cui si può fare. No, lì è l'ente gestore, non è vero, ma non è vero per niente. La motivazione giuridica, se permette, è che il piano di realizzazione è stato realizzato e acceduto prima, quindi non è questa la motivazione giuridica, ma manco per niente. Non è così. Prevale quello che c'era prima, non quello che arriva dopo. Allora io, come dire, l'amministrazione, che è un'amministrazione ovviamente che pone questo obiettivo molto forte della tutela ambientale, della costruzione ambientale, delle aree irrinunciabili, anche come vedremo, anche laddove di irrinunciabile non c'era praticamente niente, però persegue questa cosa. Allora, siccome il perimetro l'ho proposto io, no? Allora, se io avessi saputo che questa gestione avrebbe portato a non poter computare gli standard, tant'è che poi noi li abbiamo potuti computare quelli dei piani di lottizzazione, proprio perché a fronte del fatto che i piani di lottizzazione erano previgenti rispetto all'istituzione del parco, è ovvio che quello è uno standard di legge dovuto e che quindi quello si deve computare, se no io avrei avuto un paradosso di interi piani di lottizzazione sotto standard. Questo non è senso di legge, mi dispiace, non è così. Quindi è una cosa ben diversa. Dopodiché ben diverso il fatto che, per esempio, Torma Arancia, che è un vincolo imposto successivamente, io cedo appunto tutta l'area di Torma Arancia, viene ceduta a fronte della possibilità, anzi della necessità di sbattere Torma Arancia da un'altra parte, mi piovono sulla città 2 milioni di metri cubi, e quell'area lì ceduta sta dentro al parco e pure là niente. Però lì c'è il tema che, essendo poi che Torma Arancia è stata trasferita a una localizzazione di standard di legge, se li è trovati ulteriormente, quindi quella parte lì era questa standard, e comunque anche quella è un regalo. Cioè, noi o pensiamo che la gestione del territorio sia una gestione convergente,
e allora va bene, o pensiamo che è divergente. Se è divergente, questo è un problema. È un problema proprio sotto il profilo che si risponde a istanze di legge che non possono, cioè che sono un po', come dire, effettivamente, però che nella gestione quotidiana tu devi anche capire dove stai e quali sono le problematiche. Ma è così, è così. Parleremo di Dorma Arancia, se volete, e lì si vede con chiarezza che la perché il comune, cioè io non posso parlare di lei come se non fosse il comune di Roma. Chiaro? Quello sta nel territorio comunale di Roma, ci sta. Quindi, che piace o no, quello è. Dopodiché è, c'è un'area a parco, io sicuramente devo fare copianificazione tra le due, cioè per garantire una convergenza. Non è che possiamo fare muro contro muro, il muro contro muro non serve a nessuno, tant'è che la maggior parte dei parchi di Roma non hanno un piano d'assetto. E questo, se ci facciamo una domanda, diamoci pure qualche rispostina, perché essere così, diciamo, intransigenti anche quando la legge non te lo consente, non è una cosa che aiuta la gestione del territorio, anzi, crea, diciamo, delle forme poi alla fine di effettiva non gestibilità. E questo è quello che io vi sto dicendo, e poi insomma ne ho una qualche contezza, ma soprattutto perché, vi ripeto, quando abbiamo fatto la perimetrazione, abbiamo fatto delle perimetrazioni molto più strette, andando a cercare effettivamente gli elementi di naturalità che, devo dire, nel territorio comunale di Roma trovi, soprattutto Valsavello, che è un vessillo bello, cioè uno stendardo di Veio, cioè, però poi di fatto se tu vai a guardare il territorio di Veio, ripeto, ci sono più lunghe di edilizia, il San Cusino l'ha detto, che fuori. Allora questo è di naturalità che c'è. E allora o noi arriviamo a dire però lì dentro c'è della roba che va gestita con dei principi che non sono quelli che metto un coperchio in testa e sai di che sei morto, perché quelli non moriranno mai. Se tu non governi, lì ti si moltiplica l'abusivismo, quindi devi trovare gli strumenti per governare. E questo è il punto, è sbagliato mettersi sull'Aventino, su posizioni massimaliste, perché quello non serve, ma non a me, a te o a voi, non serve al territorio, e questa è la cosa. Qualcuno c'è qualcosa? No. Allora, questo punto del punto del piano di certezza è molto importante, soprattutto perché oltre a fare questa azione definendo questo ambito territoriale extraurbano, cioè c'era, fa, incontra un problema notevole, perché la costruzione di questo sistema ambientale di 80, allora 82.800 ettari va a intaccare sostanzialmente una questione che è quella di cui abbiamo parlato l'altro ieri, che è il diritto edificatorio pregresso previgente. Allora, l'amministrazione, come ho detto, faceva una grande, cioè Rutelli era il cosiddetto sindaco verde, quindi il movimento dei verdi, degli ambientalisti, cioè, era molto forte, e in questo movimento si aggiungono tutti i comitati di quartiere, cioè, quindi accanto alla perimetrazione dei parchi, accanto, diciamo, alla modifica normativa diciamo, delle zone agricole nella direzione di una maggiore tutela ambientale e connotato ambientale, c'è un'altra cosa, e cioè che si avvia un processo di interlocuzione con i comitati di quartiere, con i cittadini, eccetera, eccetera, per cui vengono individuate delle cosiddette aree irrinunciabili. Queste aree irrinunciabili sotto il profilo ambientale erano irrinunciabili al di là dell'effettiva connotazione naturalistica, ambientale, propriamente detta. Alessandrino, il parco dell'Alessandrino che stava sotto casa, cioè, non è, appunto, stiamo parlando sempre di un verde che è molto vicino, dentro la città, in alcuni casi proprio
però l'amministrazione decide che questo è un punto importante, no? Quindi questo ambiente vissuto anche rispetto alle istanze dei cittadini che conoscono appunto il campetto sotto casa propria, eccetera, eccetera, un elemento irrinunciabile. Quindi su questo c'è una battaglia culturale che l'amministrazione prende, e d'altra parte l'Udeli non poteva fare diversamente, perché anche volendo, io non penso che volesse fare diversamente. Quindi succede però questa cosa, che per modificare urbanisticamente, quello che vi dicevo l'altro ieri, un'area edificabile, quindi con un atto urbanistico, laddove non ci sia una valenza riconosciuta ai sensi di legge attraverso strumenti sovraordinati, paesistico ambientali, legge 1089, 1497, 39, 431, 85, in presenza di tutele del piano territoriale paesistico, quindi laddove questa situazione non c'è, quell'area a tutti gli effetti edificabile, per le motivazioni che dicevo, quelli hanno pagato un'area, cioè le tasse per come era edificabile per anni, levarli quel diritto di edificabilità, cioè in quel modo diciamo che il diritto dell'edificabilità è connaturato alla proprietà, cioè viene a coincidere nel momento in cui tu mi fai coincidere il pagamento di una tassa a fronte di un diritto edificatorio attribuito in sede di piano regolatore generale, quindi quando manco so quando sarà attuato, tant'è che per 40 anni nessuno lo attua. Allora, queste cosiddette, soprattutto le aree rinunciabili, anche in parte i parchi, ma soprattutto le aree rinunciabili, vanno a toccare questa cosa. E questa cosa diventa molto problematica. E con questa cosa, allora, voi considerate che c'era stata una variante di salvaguardia che aveva già dimezzato le densità di molte aree di trasformazione. Aveva eliminato altre aree che avevano i vincoli, le tutele, cioè era già stata fatta una pulizia notevolissima. E considerate che tra la variante di salvaguardia e il piano delle certezze, di aree vincolate, eccetera, eccetera, di comprensori edificabili però con i vincoli, erano stati eliminati di 120 milioni di metri cubi che erano il residuo del 362, la metà. Cioè il 50% del residuo, che vuol dire previsioni edificabili con il piano del 62, 120 milioni di metri cubi, con la variante di salvaguardia il piano certezze si dimezzano, quindi viene fatto il cosiddetto trattamento del residuo e si dimezzano, però ne rimangono 60, che poi sono, diciamo, questi 60 saranno il dimensionamento del nuovo piano regolatore, cioè la conferma di quelle aree edificabili. E che sono, direi, se fai, metti la sintesi del piano, ecco, diciamo, le aree cosiddette edificabili sono le arancioni. Tenete conto che in queste aree edificabili ci stanno anche, per esempio, le zone O di recupero urbanistico, cioè i piani particolareggiati di recupero urbanistico delle zone abusive, che vengono da una variante dell'83, ma insomma, diciamo, le aree un po' trasformabili o in nuova edificazione appontano complessivamente il piano regolatore a 65 milioni di metri cubi, cioè il dimensionamento del piano, cioè quello che si trasforma su 65 milioni. Quindi sostanzialmente il residuo più, diciamo, il completamento all'interno di questi di queste ambiti, diciamo, di recupero e quant'altro. Però questi, diciamo, l'eliminazione di questi comprensori, se già in compensazione, l'eliminazione di questi comprensori crea il problema dei edificatori negati, che vi ho detto sarebbero stati oggetto di grandi ricorsi e di sicure vittorie. E allora, ecco qua, vedete, questi verdi sono
diciamo, i comprensori edificati con il tema del 62, rimetti quello di prima? Perfetto. Sono i comprensori edificati con il tema del 62 che noi eliminiamo. Vedete, stanno dentro i barchi, ma stanno pure in mezzo, quella è la tenuta della mistica. E vedete nell'agnese, ecco, questi, oppure lì a Palmarola, là, esatto, Casal del Marmo, quello è quello che noi avevamo proposto come parco di Casal del Marmo, che la regione non ha istituito e che quindi è diventato un parco agricolo nel nuovo piano regolatore. E quindi questo è il problema. Allora, come si fa? Ci inventiamo questo principio della compensazione edificatoria di cui vi ho detto ieri, l'altro ieri, e chiaramente, siccome come vedete stanno tutti molto esterni per lo più, e siccome questo trasferimento di diritti deve avvenire a parità di valore immobiliare, chiaramente succede che più delle volte la, diciamo, il trasferimento avviene con una riduzione della volumetria di partenza. Tra l'altro, quello che vi ho detto anche è che il piano delle certezze non individuava le aree di trasformazione. Vi ricordate, c'era questo terzo ambito che vi ho detto che si chiamava della città da completare e trasformare, che rinviava quindi al nuovo piano. Quindi il piano delle certezze che cosa fa? Prende atto, fa una specie di, no, una specie, fa delle tabelle, non so se ci stanno in qualche parte, stanno nelle norme tecniche, in fondo. Ci sono delle tabelle in cui area per area dice comprensorio, torretta, ecco, era inizialmente pari a metri cubi 50.000, ne vengono compensati 30.000 perché magari aveva al suo interno delle aree vincolate che per cui noi riducevamo pure ulteriormente, tutti felici, questa cosa. Quindi, ed è quindi un patto che con il piano delle certezze l'amministrazione fa con i cittadini, cioè dice guardate, allora io vi dico che voi sarete compensati. Dove oggi non lo so dire, non sarò io, diciamo, a decidere dove andate, ma ci saranno degli accordi in cui l'amministrazione farà da intermediario tra voi e, diciamo, dei possibili atterraggi. Allora, questo sistema funziona e partendo da circa 8.600.000, alla fine ad esito si arriva, diciamo, a una compensazione intorno agli 8.100.000. Con una riduzione quindi di dimensionamento per il fatto di questi trasferimenti. Questa riduzione sarebbe stata molto maggiore se non ci fosse stato il casus Tormarancia. Allora, adesso avete detto. Allora, fammi vedere prima uno normale, no? Che non è Tormarancia. Uno là sopra. Ecco quello, Marcigliana. Dove va? Marcigliana, il trasferimento va a Casal Lumbroso, che è un'area, diciamo, che sta lì vicino a Massimina, quindi prevalentemente, diciamo, urbanizzata. Lì c'è un'area di trasformazione e questo se ne va lì. Lui cede quell'area all'amministrazione, quell'area quindi è area agricola dentro un parco, tra l'altro l'amministrazione non la gestisce, è del parco, però, come dire, la cubatura, boh, arriva addosso a me. Ecco perché non si può dire tu sei questo, io so quello, perché se io so questo, io so quello, quello lì non te lo levo, te lo lascio, non faccio il parco e cominciamo da capo. Allora, che cosa succede invece? Pazzesco, no? Non lo so, pure io penso. Allora, cosa succede invece a Tormarancia? Succede una cosa molto più grave. Molto più grave. Perché, come vedete, questi stavano tutti fuori e venivano verso il centro. Quindi con una riduzione della capacità edificatoria, no? Cioè io parto da Tragliatella, io dico sempre Tragliatella che vi faccio vedere qual è. Che sta, no, sali, non so se si vede qua, sta lì a destra, sali, insomma, in cima, non si vede, e sta,
Quindi parto da lì, vado di là, vedete, questo sta vicino al raccordo anulare, sta proprio, e quindi c'è sempre stata una riduzione. Allora, siamo nel 2001, il piano delle certezze è stato adottato nel 97, controdedotto nel 2000, definitivamente approvato nel 2004. Quindi le tabelle in allegato alle norme tecniche di attuazione del piano delle certezze poi vengono riportate nel piano nuovo adottato nel 2003, e quindi quelle tabelle sanciscono l'accordo tra l'amministrazione e i cittadini e anche i proprietari delle aree per questa manovra, che è una manovra, come tutti vedono, ambientale. Arriviamo alla regina nel 2001, decide di mettere un piccolo sull'area di Tor Marancia, che era un comprensorio edificabile di circa 2 milioni e mezzo di metri cubi, che però era già stato ridotto con la variante salvaguardia, e da 4 a 2, un affare del genere. Metti un piccolo. Ma qui dopo, alla regina, non è una regina, era il sovrintendente. Quindi mette questo vincolo sopraggiunto rispetto quindi a un piano delle certezze che era le certezze per tutti, cioè quello valeva per noi le certezze, ma pure valeva per gli altri, cioè della serie quello che non è vincolato, non è così, non è irrinunciabile, non è questo, non è quello, è fatto salvo, no? No. Per cui arriva questo vincolo nel 2001 e ai sensi del principio della compensazione edificatoria, che cosa dice? Il principio, grosso modo, dice che la compensazione edificatoria interviene ogni qualvolta c'è un vincolo urbanistico, e quindi non ambientale, che diciamo sovraggiunge, quindi una scelta diciamo, che sovraggiunge rispetto allo stato di diritto previgente e impone una non edificabilità. Ora chiaramente questo valeva fino alle certezze, dopodiché noi ci troviamo con questo vincolo e chiaramente l'amministrazione non può che decidere di compensare Tor Marancia. Che deve fare? Quindi applica il principio del compensativo a Tor Marancia e succede questa roba terrificante, per cui Tor Marancia, che era stata ridotta per più della metà a 1.800.000 con un trattamento del residuo con la variante di salvaguardia e poi col piano delle certezze, anche perché avevamo fatto fare praticamente, c'erano dei progetti, mentre questo era un comprensorio edificabile, cioè parliamo di questo. Quindi c'era stato fatto un progetto, diciamo, dove si attestava qui la parte edificatoria e veniva ceduta tutta questa parte qua. E quindi ci potevamo stare una meraviglia. 1.800.000 viene, sopravviene questo vincolo e questa botta di roba qui va a 3.300.000. Dove? In testa a chi? Alla città. E quella roba lì che fa? Ceduta gratuitamente e viene inglobata nel parco della Caffarella. Chi paga? La città. Tutti. Chiaro? Questo è un meccanismo per cui io vi posso dire che non è possibile che facciamo una gestione di questo tipo. Io ci guadagno e poi ci mando. Non è così, non si può fare una cosa del genere, no? Cioè, è una discrasia proprio nella gestione del territorio. Non è possibile. O lo consideriamo tutto un territorio, come è giusto che sia, oppure mi viene fuori un paradosso del genere, perché io ho 3 milioni di metri cubi che girano sulla città, che vanno a densificare zone, eccetera, così, quindi, come dire, in ogni caso, è un prezzo che la città paga. Allora, se la città ha pagato, la compensazione che fa pagare la città un prezzo deve essere di tutti. E non è che il parco quindi una volta è di tutti e una volta è solo di qualcuno, il parco è della città. Quindi questa storia qui è una
questione che secondo me va risolta anche a livello proprio, diciamo, gestionale complessivo, su cui gli arroccamenti non fanno bene, su cui questa è stata una delle pagine peggiori della storia della città. Io l'ho rinfacciato anche recentemente alla regina, perché secondo me questa è stata una cosa gravissima. Cioè questo, come dire, fa moltiplicare i diritti di titolare in questo modo, è stata una cosa gravissima. Però, diciamo, saremmo stati molto meglio, avremmo avuto una cessione praticamente del 90% dell'area a fronte di una concentrazione su una parte, stavamo benissimo e non avevamo questa storia qui, che è stata una storia oltre che difficoltosa da gestire. Penso che è quasi completata quasi, io dico, dal 2012, adesso forse è completata. Però insomma, è stata una pagina veramente pesante, questa cosa. Perché si arriva quasi al raddoppio della... È la parità del valore immobiliare. Sì. Perché il centrale di quello li faceva atterrare sul Colosseo. Però sono un pezzo di grotta perfetta, fa parte della confezione. Quale? Grotta perfetta. Lì, quale dici? Quello là accanto, quello là. No, l'ha detto, c'è a terra. Fa parte della compensazione. No, è l'atterraggio. Cioè, l'atterraggio. È l'atterraggio della compensazione. Perché quello era un lì qualcosa, lì 60, grotta perfetta, era un'area di trasformazione per conto suo, non era di braccia, e quella è stata presa come una delle parti principali dell'atterraggio, però poi come vedi è volato dappertutto. E invece tutto il verde è stato ceduto pezzo pezzo, quindi a poco che i diritti edificatori volavano, questi cedevano un pezzo, perché chiaramente non era un proprietario solo, no? Quindi anche lì è una cosa folle, quindi pezzo pezzo che questi cedevano, cioè questi andavano, cedevano un pezzo, e quindi questo pezzo adesso è stato inglobato dentro al parco. Sono i piccoli archeologici. Vabbè, no, l'ha preso lui, no, non è chiaro, l'ha preso lui. Però ci sono dei residui archeologici. Ma guarda, allora, non c'era nessuno, no, ci sono dei residui ovunque, se tu vai a scavare a Roma trovi l'uomo del Reno qua sotto. Ma che c'entra? Il problema è che non era un decreto, non c'era nessun decreto di vincolo, lui ha emesso nel 2001 un decreto di vincolo, l'ha emesso principalmente perché non voleva fare edificare, punto, tant'è che era detto la regina della serie che oltre che si chiama regina, che voleva la storia dei sovrintendenti che vogliono gestire il territorio e non tutelarlo, ma gestire, decidere loro quali sono le scelte di trasformazione sulla città, è la cosa peggiore che noi abbiamo vissuto da sempre. Cioè, quindi fronte di una edificabilità del 10% dell'area ha sfracellato tutto. Tanto lui che gli importava, lui la questione era che lì per principio non c'è edifica, che tutta quella roba lì se va dentro eccetera, io sono la regina e quindi butto sopra un vincolo e tu non fai più niente, e però tutto il resto della città soffre di questa cosa, perché è stata una cosa, cioè 3 milioni di metri di cubi non è che sono uno scherzo, quando poi noi eravamo riusciti a ridurli praticamente rispetto, perché è proprio Tommarancia che era un comprensorio, un piano del 62 era un piano per 5 milioni di abitanti, quindi e aveva delle densità altissime, quindi con la variante di salvaguardia sono state molto ridotte le densità perché si riteneva che fossero sostenibili eccetera così, e dopodiché laddove c'era il vincolo poi sono stati proprio annullati. Qui eravamo riusciti a fare un trattamento, quindi a ridurre di molto, più della metà, l'originale edificabilità, eccolo qua. No, è tutta la parte della gialla là, sotto. No, sotto. La parte gialla. No, accanto alla colomba. No, è sotto, accanto alla colomba. Ah no, è questo che è, scusa, è questo perché è un'area di espansione, già l'area di espansione è quella. Sì, c'era una densità. Vabbè. Allora,
e abbiamo parlato anche di questo. Poi poi alla fine, vabbè, l'abbiamo detto, diciamo, quindi diciamo gli elementi in costruzione, scusate, allora c'è la variante di salvaguardia che, diciamo, fa una prima azione di riduzione e come dire di reiterazione di alcuni vincoli di tutela eccetera. Poi c'è il piano delle certezze che attribuisce efficacia giuridica a questa delimitazione dei parchi, c'è appunto la riduzione nella costruzione del sistema ambientale della parte, diciamo, modificabile con queste modalità, cioè tutti i comprensori laddove c'erano delle tutele, dei vincoli che le rendevano cogenti venivano stralciati, laddove non c'era questa cosa venivano messe in compensazione dentro e fuori dai parchi, e questo è il trattamento del residuo. E diciamo quindi sono state compensate. Ora la conclusione della manovra attuativa, che nel 2008 era attuata da circa il 70%, avrebbe portato, diciamo, ad acquisire al patrimonio pubblico circa, anzi a portare, lo avrebbe portato circa 1800 ettari di aree, 1774 per esattezza, aree agricole e verde pubblico al patrimonio pubblico. E va bene. E poi abbiamo detto che la quarta azione è stata quella di dare la normativa, intanto quella già sul piano certezze, in una direzione, diciamo, di maggiore tutela ambientale. Poi questa normativa sarà ulteriormente modificata dal nuovo piano regolatore, ma certamente, diciamo, il piano certezze che è stato il primo grande passo nella direzione di una norma particolarmente tutelante. C'è una cosa che forse voi non sapete o non lo so: il piano territoriale paesistico, non il PTPR, ma il PTP, quello previgente, è stato approvato con una legge. Perché? Era stato adottato, come sapete, la legge Galasso, scadenza 31 dicembre 1985, che consegna dei piani paesistici regionali o subregionali a seconda delle varie regioni, nel caso della regione Lazio era regionale, eccetera. Dopodiché è stato adottato, è stato pubblicato, osservato, mai controdedotto. Dopodiché nel 98 la regione approva con legge regionale, nel 98 il piano territoriale paesistico con legge. Proprio perché lo approva con legge e non fa delle controdeduzioni, cioè quindi non fa un processo normale di approvazione, che cosa fa? Sostanzialmente dice che quel piano territoriale paesistico è cogente solo laddove ci sono leggi 1497-1889, cioè che lo rendono cogente. Laddove non ci sono vincoli, il piano è un indirizzo, sono tutele di indirizzo. Ecco perché nella verifica di questi comprensori chiaramente noi andavamo, sapevamo che era cogente solo laddove c'erano i vincoli, quindi quando si poneva il tema vincoli e tutele andavamo tranquilli. Se c'era un solo vincolo, solo tutele, l'abbiamo messo in compensazione. Chiaro? Quindi perché uno dice, ma perché quando è cogente? Il piano del Rai Resistivo è cogente solo laddove c'erano i vincoli. Il nuovo PTPR, che non so mai adesso a che punto sta, so che era dato il comitato tecnico regionale, eccetera, che cosa fa? Nella fase preliminare al nuovo PTPR, che viene adottato nel 2007 e poi è adottato a dicembre, integrato, sempre nel 2007, prima a luglio e poi a dicembre, cosa fa? Consente di fare osservazioni ai PTP previgenti. E i comuni fanno osservazioni, per esempio il comune di Roma ne fa 850, io faccio 850 osservazioni, e diciamo queste osservazioni laddove approvate, perché pure lì una per una si innova, costituiscono, diciamo, vengono inserite nella tavola del PTPR nuovo e quindi costituiscono, diciamo, l'anticipazione del nuovo piano.
e sono dei perimetri rossi con le osservazioni dei comuni, la tavola A, B, la tavola B. No. E quindi perché, proprio per questo che era mancata quella fase di procedura di osservazione e coproduzione, viene diciamo, supportata nella nuova fase del PPPR. La materia casistica diciamo, regionale è piuttosto controversa, anche perché poi come sapete è venuto fuori tutto un tema invece sulla competenza del Ministero dei Beni Culturali sulle scelte dei piani territoriali casistici regionali e su questo ci sono state moltissime controversie. Non so se al momento si siano, infatti io non ho più seguito molto questa storia di vicino, non so se nel frattempo queste cose si siano risolte. Il nuovo piano regolatore però con il sistema ambientale, perché poi che fa il nuovo piano regolatore? Rilegge tutto il territorio comunale, un sistema di città contigue che fanno parte del sistema insediativo, però diciamo amplia all'interno di queste città il sistema ambientale, passando dagli 82.008 del piano della certezza agli attuali 87.008. Quindi vuol dire che ci sono delle componenti diciamo, del sistema ambientale che sono quelle che stanno in quell'ambito che era quello della città da completare e trasformare, cioè questa città, se torno un attimo sul piano a vedere, questo bianco che è la città, l'ambito della città da completare e trasformare del piano di certezza è la parte da trasformare. Il nuovo piano regolatore rilegge diciamo, tutto il sistema insediativo in un sistema di città contigue, storica, se direi, se fai vedere la sintesi è meglio. Ecco, la città storica, la città che è quella più scura, la città consolidata che è quella marroncina, quella da ristrutturare che è quella rosa e quella della trasformazione che è quella arancione. E però diciamo, vedete che questo sistema ambientale proprio in quella parte centrale viene completato, no? Quindi è chiaro, ci sono gli addentellati rispetto al piano della certezza e incrementato. Quindi diciamo che le altre componenti diciamo, del sistema ambientale sono all'interno di questa parte. E quali sono le componenti? Sono in realtà 87.766 ettari, se tu hai la carta, cioè la mia cosa con tutte le componenti, queste sono città, no, questa è l'area ecologica, complessa, 68%, no, c'è una specie di tabella con le mie con le componenti, non c'è forse, vabbè, ve lo dico. Allora, quali sono le componenti di questo sistema ambientale? Sono 87.766 ettari, va bene, ma a cui si aggiungono 730 ettari di verde privato nella città storica e nella città consolidata. Quindi abbiamo un totale in realtà di 88.496 ettari. Quali sono le componenti del sistema ambientale? Sono le aree naturali protette, andiamo sulla leggenda, ah oppure ce l'abbiamo qua, sì, le aree naturali protette nazionali e regionali, che è l'articolo 69 delle norme tecniche, i parchi agricoli, allora le aree protette nazionali e regionali sono 41.000 ettari, così per avere un po' di numeri, i parchi agricoli, ai sensi dell'articolo 70 delle norme tecniche sono 8.220. Sono in realtà degli ambiti rurali che sono diversi dalle aree naturali protette che però per l'amministrazione dovevano avere un ruolo importante. In particolare sono diciamo, la parte della Miene, la parte del Casal del Marmo, la parte dell'Arrone, cioè che erano quelli che poi l'amministrazione aveva proposto come perimetrazione, non erano stati perimetrati dalla regione e quindi li fa diventare parchi agricoli sottoponendo diciamo, una norma ad hoc. E questi sono 8.320 ettari. Poi abbiamo il reticolo idrografico, ai sensi dell'articolo 71 delle norme tecniche, acque, fiumi e laghi, e poi le aree agricole propriamente dette, che sono 28.410 ettari.
Ecco, in corrispondenza degli 11 parchi istituiti con legge regionale, il piano individua quindi questa componente che si chiama aree naturali protette, parchi istituiti, e questa roba qua. Vedete che c'è un rigato sostanzialmente e non dà nessuna norma. E che cosa dice sostanzialmente? Dice: le norme prevedono, fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 26 della legge 2997, legge regionale, o fino all'adozione da parte degli enti competenti di specifiche norme di salvaguardia, l'applicazione di una disciplina transitoria costituita dall'articolo 9 della legge regionale del 24 del 98 e dagli articoli 8, 44, 13 e 14 della legge regionale 2997. Cioè si fa un combinato disposto tra la legge 24 del 98 di approvazione dei piani territoriali paesistici e la legge 29 del 97, che è quella di approvazione dei parchi, sempre con norme, con legge regionale, sono. Poi dicono le norme: si applica altresì o è più restrittiva o a integrazione la disciplina urbanistica del PRG previgente, cioè del piano delle certezze, come dicevo prima. Per le zone già destinate ad agromana, in luogo delle norme tecniche vigenti si aprono quelle del presente piano regolatore. Allora, questa roba qui l'abbiamo dovuta dire così, eccetera, perché non potevamo dire lì dentro ci stanno le aree agricole fino alle norme di salvaguardia, e quindi dire valgono le norme del piano regolatore per le aree agricole, che c'è una sola componente. Allora, non potendo pianificare, abbiamo fatto ricorso alle norme di salvaguardia della legge 24 e della legge 29, combinato disposto. Ove più restrittivo vale l'azzonamento del piano delle certezze, ma la norma del nuovo piano è una sorta di incubo. Però, insomma, questo per farvi capire che c'è una grande volontà di tutela e che comunque, diciamo, se arrivasse finalmente ai piani assetto dei parchi, sarebbe, avrebbero almeno una norma di quelle definitive. Queste sono tutte normative combinatorie. Allora, per quanto riguarda appunto le aree agricole, il piano delle certezze ancora individuava H1 e H2 e individuava queste norme tecniche nuove, come vi ho detto. Il nuovo piano regolatore individua un'unica componente, aree agricole, che ha, diciamo, recepisce gli elementi tutelanti della zona H2, cioè è una scelta di sintesi verso l'alto rispetto alla tutela. Cioè, invece di articolare tra quelle normali e quelle a valenza più ambientale, che poteva essere, viene presa un'unica componente, si chiama area agricola, che però sotto il profilo normativo è quella più tutelante tra le due. Abbiamo inoltre all'interno del sistema insediativo, come vi ho già detto, con l'obiettivo di avviare questi processi di rigenerazione eccetera, queste vere e proprie componenti, eccole qua, ambientali del sistema insediativo e del sistema dei servizi. Allora abbiamo le ville storiche e gli spazi aperti della città storica, quindi tra parentesi sono gli articoli delle norme tecniche, il verde privato della città consolidata, il verde pubblico e il verde privato attrezzato del sistema dei servizi, le fasce di ambientazione statale e ferroviaria. Cioè, tutti questi temi ovviamente tendono a ricostituire all'interno del piano regolatore una sorta di standard ecologico-ambientali che dovrebbero appunto in qualche modo integrare gli standard urbanistici, cioè quegli indicatori famosi di cui abbiamo parlato. E queste sono le nuove regole per la trasformazione che devono garantire la sostenibilità degli interventi, e sono la cessione delle gratuite, questo abbiamo già parlato, no? Però questo è per il piano di Roma, cioè quello che abbiamo detto l'altro ieri, però è nel piano. Per l'impresa dei servizi pubblici in misura superiore allo standard minimo in quota percentuale della superficie territoriale complessiva, il mix funzionale come indicatore di verifica di qualità,
il coefficiente di permeabilità delle densità coree e delle densità occlusive per il derivato di valenza ecologica. Questi sono gli articoli 57, 58 e 59 del piano regolatore. Infine, non meno importante, il piano rilegge sostanzialmente il sistema ambientale in chiave di rete ecologica. Quindi, ai fini di garantire il funzionamento ecologico della città, che come abbiamo detto è la parte che ha più interesse, diciamo più necessità di funzionamento ecologico, ecco, questa è la carta, diciamo, della rete ecologica. È una carta, diciamo, che fa una lettura gerarchizzata delle diverse componenti ambientali per livelli di naturalità, e in particolare il concetto di rete è chiaro che sottolinea la necessità di garantire un'integrazione, un funzionamento a rete ecologica al fine di massimizzare gli effetti ambientali. E diciamo, se andiamo sulla leggenda della rete ecologica, no, sì, prima facciamo della leggenda, così almeno, se no vediamo solo le scritte. Questa però è quella 20.000. No, quella 10.000. Comunque, diciamo, tre livelli di componenti. Allora, quelle, diciamo, primarie, che sono le componenti con il più alto grado di naturalità, le componenti secondarie che hanno una naturalità intermedia, diciamo che quindi sono quelle che connettono quelle primarie, e poi abbiamo le componenti di completamento, che sono invece quelle più vicine al sistema insediativo, cioè possono essere dei filari alberati, possono essere degli elementi più distintivi anche del paesaggio, se volete. Allora, la struttura della rete ecologica, che non è propriamente questa, perché ha una leggenda più complessa, di quella non capisco perché non ce l'abbiamo. Sì. Allora, dice sostanzialmente questo. Tutte, cioè le norme tecniche di attuazione definiscono una normativa che è prevalente su quella delle componenti di sistemi in regola. Allora, sistemi in regola è la carta, diciamo, a 10.000 del piano regolatore, cioè quella che definisce gli azionamenti. La rete ecologica è un'altra carta al 10.000 e quindi prescrittiva alla stessa scala di quella di sistemi in regola. Questo vuol dire una cosa precisa. In urbanistica, quando hai due elaborati con due scale diverse, prevale la scala più ravvicinata. Quindi se hai due scale, cioè due elaborati della stessa scala, vuol dire che hanno lo stesso valore. Siccome però tra una norma più prescrittiva e una meno prescrittiva prevale quella più prescrittiva, più restrittiva, la rete ecologica prevale su sistemi in regole laddove intercetta le componenti di sistemi in regole. Quindi c'è una norma, lascia perdere, se no qui andiamo al corno, segnale assente, io facciamo un'altra volta, facciamo vedere il 20.000. Anzi, io vorrei andare più su sistemi in regola. Fammi vedere una leggenda di sistemi in regola, per favore. Ecco, questo qui si chiama sistemi in regola. Questa è la carta dell'azionamento del piano regolatore. Quindi questa è la carta prescrittiva. Ma cos'è questa? Sostanzialmente ciascuna di queste componenti, a ciascuna di queste fa riferimento una norma, o della trasformazione, o della tutela, questa. E vedete che quello è il sistema ambientale, fiumi e laghi, parchi istituiti e agro romano. Poi abbiamo, diciamo, le componenti verdi dentro alle pubbliche, servizi pubblici dello Stato, il verde privato attrezzato del sistema di servizi,
gli spazi aperti, gli spazi verdi privati, le ville storiche della città storica. Poi abbiamo il verde privato, questo qui. Questa è la carta, diciamo, la legge del piano. Ciascuna di queste componenti ha per corrispondente un articolato normativo. Quindi questa prova riscontro in una carta che è questa. Questo è il sistema di regole, quindi ciascuno di queste cose, questo qui è un tessuto appunto della città consolidata, io devo, per capire che cosa posso fare, cosa posso fare ad andare a vedere le norme tecniche che corrispondono, secondo la leggenda, a questa cosa qua. E questo è il parco, questo è un pezzo di parco della Niena all'interno del CRA, e qui le norme mi dicono quello che vi ho detto prima, cioè che c'è questa cosa combinatoria e quant'altro. E così, questa è la legge di base. Però appunto noi, non contenti, abbiamo fatto un'altra carta, che è appunto la carta della rete ecologica, che qui vedete è al 20.000, ma in realtà è al 10.000 come quell'altra, e diciamo questa carta che cosa fa? Vai sulla leggenda, ancorché molto semplificata questa, individua prima tre livelli di componenti. Quindi, siccome il piano regolatore è esteso all'intero territorio comunale, quindi sistemi a regole, non c'ha buchi, è tutto il territorio. Quindi questa qui mi va sopra, e cioè rilegge alcune delle componenti di sistemi a regole in termini di rete ecologica. Chiaro? Quindi si crea una sovrapposizione normativa, per cui sotto c'ho la norma, non so, area agricola, va bene, sopra c'ho la norma componente primaria. Allora, per le aree agricole che vanno in componente primaria, supponi, io ho una norma che mi viene data dall'articolo sulle componenti primarie, che quindi è più restrittiva di quelle aree agricole che stanno fuori dalle componenti primarie. E vale quella della rete ecologica, perché sono a 10.000 tutte e due, quindi non c'è una che, capito? È la stessa scala, vale la più restrittiva. Se una fosse stata come era all'inizio, perché la rete ecologica era un elaborato gestionale ed era al 20.000, anzi al 25.000, dopodiché invece si è deciso di farla prescrittiva e quindi è successo questo. Quindi è un elaborato prescrittivo come sistema di regole, che sistema di regole corrisponde alle carte dell'azionamento di qualsiasi piano regolatore, perché la legge 1150 del 42 te la chiede, quindi poi la puoi chiamare invece di zona, li chiami tessuti, anni, fai una lettura diversa, ma poi... Allora, quindi quando si sovrappongono prevale quella più restrittiva, quindi vuol dire che le componenti di sistemi a regole, alcune componenti, non tutte, grazie a Dio, vengono rilette all'interno di questa rete ecologica. È chiaro? Oh. E vedete, quindi qui c'è la struttura di riferimento che sono le componenti, poi c'è sotto il sistema ambientale che riporta sostanzialmente le stesse componenti di sistemi a regole. C'è in più questa roba dei filari alberali stradali, perché alcune di queste cose qui sono, diciamo, costituiscono componenti poi nella componente di dettaglio, cioè di terzo livello, quindi che comunque garantiscono una connettività ecologica e quindi stanno nel terzo livello. E poi vedete che le diverse componenti del verde delle varie città vengono articolate. Allora andiamo su la parte scritta. Che cosa dice questa cosa qua? Dice: le componenti della rete ecologica sono disciplinate quindi dal combinato disposto grafico e testuale dell'elaborato prescrittivo 4 rete ecologica in scala 1 a 10.000 e dell'articolo 72 delle norme tecniche. Ed è la prima volta sostanzialmente che un elaborato prescrittivo, cioè che la rete ecologica diventa un elaborato prescrittivo di un piano regolatore. E quindi in particolare, diciamo, quegli interventi che sono previsti dalle norme di sistemi e regole sono limitati
laddove rientrano all'interno dell'area tecnologica, perché in quel caso è prevalente il funzionamento, la necessità di funzionamento ecologico. Quindi tutte le misure, le azioni e gli interventi della rete ecologica sono volti a preservare, ovviamente valorizzare o ripristinare in modo coordinato i valori e i livelli di naturalità delle aree e ad assicurare anche l'integrazione tra le varie aree. Ok, avanti. Ecco qua. Le componenti primarie sono gli ecosistemi a più forte naturalità e comprendono principalmente aree naturali protette, i parchi agricoli e, se non incluse per questi, le aree proposte quali parchi regionali dalle deliberazioni del Consiglio Comunale 39-95, cioè se ce ne fosse scappata una, ce la mettiamo e sta in componente primaria. Provo. Il reticolo idrografico, meno compromesso di maggiore connessione, e le aree agricole di maggiore valore ambientale e paesaggistico, contiguo connesse alle aree protette. Poi dice un'altra cosa la norma, indipendentemente da quelle che io ho graficizzato, per caso mi fossi sbagliata, che magari mi sono dimenticata qualcosa, fanno parte di diritto della componente primaria della rete le aree naturali protette, se non riparati i perimetri definitivamente approvati, le aree contigue ove non ricadenti nel sistema esitativo, le aree di interesse naturalistico riconosciute da istituzioni nazionali e internazionali, le aree boscate, le zone umide, eccetera. Quindi, siccome un'altra cosa in urbanistica è che tra un testo normativo e un grafico prevale il testo normativo, dice, laddove io non avessi incluso per errore nelle componenti primarie che hanno un perimetro giallo, come avete visto, tutte queste componenti qui che ci stanno di diritto, ci stanno comunque, tu le devi comunque considerare come facenti parte di componenti primarie e quindi sono soggette alle norme delle componenti primarie. Quindi avete imparato varie cose. Uno, che tra due elaborati grafici prevale quello di dettaglio. Il secondo è che tra un elaborato grafico e un elaborato normativo, un testo normativo, prevale il testo normativo. Quindi, la seconda cosa è che le componenti secondarie sono le aree di medio livello di naturalità e alto livello di integrazione tra le componenti primarie e le stesse componenti secondarie, cioè servono un po' a integrare le componenti primarie tra di loro e, diciamo, le secondarie stesse, quindi sono delle zone di integrazione e comprendono parte delle aree agricole, cioè quelle che non ho messo in quell'altro, e del reticolo idrografico. Alcune aree del sistema insediativo, del sistema dei servizi e delle infrastrutture che abbiano particolari valori naturalistici da preservare o ripristinare, ovvero necessarie ad assicurare continuità all'area ecologica. Infine, le componenti di completamento sono gli elementi che completano e ulteriormente connettono la rete ecologica e questa al sistema insediativo, e comprendono aree ricadenti in vari componenti del sistema insediativo, cioè stanno ovunque. Ovunque. E del sistema di servizi e delle infrastrutture, in particolare con particolare riferimento alle aree di esondazione. Ovviamente gli elementi connettivi della rete sono fondamentali perché garantiscono questa continuità spaziale e funzionale della rete, cioè se una rete deve avere la possibilità di funzionare una rete, diciamo non solo reti materiali ma anche continuità materiale e fisica. Ecco qua. E diciamo, ai fini di garantire questo, ai fini della preservazione e del rafforzamento, possiamo intervenire all'interno della rete con dei programmi di intervento che sono estesi ad ambiti vasti della rete, in particolare diciamo, per le aree più degradate o a maggiore integrazione con il sistema insediativo, con degli obiettivi ovviamente di ripristinare, di tutelare dei punti di vista, diciamo, ecco, guarda un po', per... questi sono gli obiettivi e gli indirizzi, diciamo, che riportano le norme tecniche di attuazione a cui devono essere finalizzati tutti gli interventi di questa roba.
piano regolatore, perché sennò non sarebbe così semplice, diciamo, che già non ci bastava, ha, oltre agli elaborati prescrittivi, ma questo non solo sotto profilo ambientale, in generale, degli elaborati gestionali. Gli elaborati gestionali sono degli elaborati che sostanzialmente aiutano e supportano come elementi conoscitivi importanti la fase di progettazione. Per esempio abbiamo la carta del sistema ambientale oppure la serie G9, le carte geologiche, vegetazionali e agropedologiche. Ecco, allora, questa roba qui, voi che sapete tantissime cose rispetto a questo, non so se si può gradire. Comunque questi sono gli elaborati, diciamo, questo per esempio è quello sugli ambiti di paesaggio, mi pare, i tipi di paesaggio, sì, è quella paesaggistica che individua diversi tipi di paesaggio, poi c'è tutta la serie di quelle, c'è un freddo bestia che adesso viene, perché adesso qui si spegne quella centrale e fa freddo. Si spegne, fa freddo. No, non è quella, è là. Oh, qua ci sono una serie di elaborati a 50.000 ma anche a scale molto più ravvicinate, geologiche, geomorfologiche, idrografiche, idrogeologiche, cioè se voi andate sul sito del Comune di Roma, se c'è vaghezza proprio, ci sono tutti gli elaborati del piano, quindi anche quelli vegetazionali, che non so se qua ce l'abbiamo. No, geologica. Quindi fanno parte, ci sono tutte queste carte di corredo che devono supportare, diciamo, gli aspetti progettuali, le fasi di progettazione, eccetera. E in più c'è anche la carta per la qualità, che testimonia la grande importanza che il piano dà alla storia e che quindi contiene, diciamo, sempre a supporto della progettazione, eccetera, tutti gli elementi che attengono all'archeologia, a, diciamo, il patrimonio architettonico moderno e contemporaneo da preservare e a, diciamo, gli impianti, sono tre layer fondamentali, e gli impianti caratterizzanti, diciamo, dell'identità della, del territorio. Quindi questi elaborati gestionali, che ci sono, ripeto, sono anche altri, per esempio c'è un elaborato sugli standard urbanistici che è sempre gestionale, che definisce le modalità di acquisizione di tutti gli standard e quant'altro, sono elaborati di supporto alla progettazione e alle scelte. Ecco, io con questo, essendo che sono diventati anche 6-10, è la carta per la qualità, con una guida specifica. Avete domande? Scusate,
anche fuori. E quindi diciamo che quelle realizzazioni poi del tutto come Roma non sono state compensate dalla costruzione degli standard urbani. No, se, no. Ah. Oh, no. Allora, le aree di partenza, allora, tutte le aree di trasformazione del piano regolatore, come vi ho detto l'altro ieri, hanno ciascuna delle aree un serbatoio di diritti edificatori pubblici. Cioè quando uno vuole trasformare, c'aveva un diritto edificatorio suo che ce l'aveva, 100.000 metri cubi. Per esempio, se è in un ambito di trasformazione ordinaria normale, le norme dicono o c'è di 20.000 metri cubi all'amministrazione, così, di plano, oppure ti raddoppio la cubatura, vai a 200, di questo raddoppio 20 te lo prendi te, quindi tu vai a 120.000 metri cubi, 80.000 li dai all'amministrazione. Ci sono delle regole, però tutte le regole sono finalizzate a fare che? A fare in modo che l'amministrazione abbia una riserva di diritti edificatori pubblici e di aree pubbliche su cui metterli, cioè non volanti, per fare alcune cose. Cioè io oggi vi ho parlato di un milionesimo del piano regolatore di Roma, non so come dire, però diciamo, allora cercando poi di intercettare la parte più ambientale che è quella che teoricamente. Allora, questa quota serve all'amministrazione a fare che? A fare varie cose. Uno, mettere le compensazioni, far atterrare le compensazioni, perché l'amministrazione fa un patto con i privati e gli dice io ti compenso, poi dice boh, allora io devo avere un'offerta di aria dove lo può atterrare, no? Cioè se no l'ho preso in giro. Proprio a discorso di questo, siccome lui atterrerà in un'area che è stata ceduta da un altro privato all'amministrazione, lui cede la sua di partenza, perché lui va in un'area pubblica, teoricamente così diciamo, è fatta apposta. Ma quando va lì dentro si cambia di standard, è ovvio, cioè la trasformazione richiede lo standard. Cioè tu non puoi fare una valorizzazione convenzionata come sia a due, a tre composite, eccetera, senza avere lo standard. Lì dentro va garantito. In più c'hai avuto la cessione di diritto. E questa è una fattispecie. Dentro a queste aree pubbliche delle aree di trasformazione ci possono andare l'edilizia residenziale pubblica, che piace tanto a tutti, non necessariamente ex 1267 e 62, perché se l'edilizia residenziale pubblica su aree comunque cedute all'amministrazione, quindi non ti richiede l'esproprio peraltro. Puoi fare un trasferimento dei diritti che ti vengono dagli interventi di sostituzione edilizia nella parte più densa, cioè le norme tecniche prevedono per esempio la possibilità di fare dei programmi integrati con demolizione per fare delle piazze. Per esempio, se io ho una parte molto densa della città, voglio fare una piazza perché non ci sono piazze, non c'è appunto la città pubblica, eccetera, allora le norme ti dicono io ti premio se tu demolisci qui e te ne vai da un'altra parte. Dove da un'altra parte? È lì dentro, cioè dentro a questi serbatoi di aree e volumetrie pubbliche l'amministrazione ottiene nelle aree di trasformazione. Quindi voi immaginate che qualsiasi area di trasformazione dei 65 milioni di metri cubi ha dentro, quindi all'interno dei 65, un serbatoio pubblico che il privato deve dare all'amministrazione per consentire di fare interventi a carattere pubblico e di interesse pubblico, tra cui anche le compensazioni. Chiaro, questo è il meccanismo. Quindi immaginate dei vasi in cui va e delle cose che si travasano. Questa è una cosa. Diverso è quello che dicevo prima. Ci sono dei piani di rottizzazione che sono degli anni 60, 70, 80, che sono realizzati, no? E hanno ceduto le aree. Nei piani di rottizzazione convenzionale il privato cede le aree gratuitamente, cambio il fatto che è edificato, realizza le opere di urbanizzazione primaria, parte delle secondarie e poi versa gli oneri. Allora, se
questo signore o questo gruppo consorziario, perché normalmente sono due consorzi, hanno edificato e, come dire, stavano così: questa è la parte verde, questa è la parte edificata, io faccio il periodo del parco e metto la parte verde dentro al parco. Allora, come voi sapete, che avete ben capito l'altro ieri, c'è un obbligo di legge, il decreto 1444-68, che dice che se io faccio un'area di trasformazione io devo garantire a quei 100 cittadini 18 metri quadri ad abitante di verde e servizi, di cui 9 almeno a verde. Allora, se quei 9 metri quadri stanno dentro al parco, io dico a quei signori che stanno qua, questo standard non lo potete più computare, e quelli dicono: Marco, io sto qua dal 55 e non posso computare lo standard. Ma che stai a dire? Allora sto sotto standard senza in legge? Allora, questa è la questione. In quei casi delle compensazioni, i privati cedono dentro la loro area, ma poi quando vanno a costruire, gli standard li devono fare, quelli li devono fare, è obbligo, cioè non puoi non farlo, chiaro? Quindi hanno una doppia cessione, cedono la loro area, che tanto non gli serve, perché lì non ci possono fare niente, sono i capofiori. Se volessero eventualmente, voglio fare i capofiori e non te la voglio dare, cosa che non mi risulta sia successa, ma allora a quel punto io amministrazione ho la possibilità di trattenere un pezzo della tua edificabilità, cioè te la riduco pari al valore che tu hai perché ti tieni quella proprietà come area agricola, però non più come edificabile, ti vale come area agricola, che quindi costa molto meno di un'area edificabile, perché oramai è più edificabile la terza, una volta che io te l'ho buttata per aria, cioè vola poi a terra, chiaro? Quindi questi sono dei meccanismi che bisogna starci un po' dentro per capirli, però che secondo me già sapere che esistono è... Allora, la compensazione indicatoria è stata proprio romana, perché noi abbiamo, ci siamo trovati con questo problema a dei grandi livelli. Però è stata copiata quella. Però no, l'acquisizione compensativa già c'era a Reggio Emilia, per esempio quella che si standa, quella firma compensativa già esisteva in altri piani regolatori, fatti da campo liberato. La compensazione è una nostra cosa, non so se qualcuno l'ha studiata, può essere, fa parte sempre del principio perequativo, insomma sono tutti i meccanismi attuativi del principio perequativo. Va bene.